sugli strumenti finanziari e sulla corretta gestione d'impresa, che chiamiamo confidenzialmente le pillole del Comitato. Saluto e ringrazio i presidenti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Torino, Luca Svisio, e il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, ingegner Alessio Toneguzzo, e tutti i relatori che interverranno oggi per illustrarci un argomento che forse esula un poco da quelli che sono i temi finanziari classici che affrontiamo come comitato, ma sicuramente di grande attualità e che sono certo diventerà presto centrale anche nelle valutazioni economiche fatte dalle imprese. Credo che il rischio climatico stia diventando un rischio di impresa che, come gli altri, deve essere attentamente valutato e che pone delle sfide collegate alla transizione verso un modello di sviluppo sostenibile e alla necessità di incrementare la resilienza ai rischi fisici. Ringrazio e saluto anche il numeroso pubblico collegato oggi. Sono ben 118 gli iscritti, che è un numero molto rilevante, considerato anche gli eventi che storicamente hanno visto la partecipazione delle persone agli interventi di Torino Finanza. Voglio solo dare due brevi informazioni su quelle che saranno le prossime iniziative future. Ad aprile avremo la presentazione del rapporto 2021 dello storico osservatorio sui confidi, che ricorda dal 2007 un punto di riferimento nazionale su un sistema che, complice la lunga crisi che ha colpito il paese, ha vissuto momenti difficili, soprattutto in Piemonte. Ed ora sta però vivendo un momento di riorganizzazione che speriamo non risenta troppo della crisi post-Covid. Successivamente avremo degli appuntamenti, altri appuntamenti delle pillole che il Comitato sta cercando di organizzare. Una deve essere incentrata sul superbonus 110%. Successivamente avremo la pubblicazione del PIL Now relativo al primo trimestre del 2021. A giugno vi sarà la presentazione del rapporto sull'economia regionale del 2020 della Banca d'Italia, a cui storicamente il nostro Comitato ha sempre collaborato. Successivamente una pillola sarà presa in esame sulla nuova normativa di bilancio. Invito a seguire l'attività del Comitato anche attraverso il gruppo LinkedIn, che è stato da poco creato, dove viene postata tutta l'attività e le novità. È sufficiente cercare Comitato Torino Finanza. Passo ora la parola all'amico Luca Svisio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, per un suo breve saluto. Grazie Vladimiro, sono molto felice di continuare questo progetto del Comitato Torino Finanza che vede l'Ordine dei Commercialisti, di cui Vladimiro Rambaldi è un valente membro, essendo oltre ad un bancario di grande livello anche un dottore commercialista che fa parte tra l'altro della nostra fondazione Piero Piccatti al Dominanese. E quindi lo ringrazio di questo. Veramente interessante in quanto penso che lo sviluppo sostenibile, che tocca anche noi commercialisti con i famosi bilanci ambientali, i bilanci di sostenibilità, è un argomento assolutamente importante, sia per noi sia per i nostri figli. I miei ragazzi, io ho dei figli di 20 anni, 18 e 8 anni, mi parlano spesso di questi 17 goal e target. Di questa agenda che deve essere posta a sostegno della nostra umanità. E poi, ovviamente, permettetemi, visto che il mio cognome è stato sempre cacofonico, per una volta chiamarmi Asvisio, visto che c'è l'Associazione per lo Sviluppo Sostenibile che si chiama ovviamente Asvis, devo dire, mi rende un pochino più vicino a questo mondo. Ancora un ultimo passaggio a cui tengo molto. Nei giorni scorsi sulla stampa, il 27 febbraio, c'è stato un intervento del presidente del Comitato Torino Finanze, di Vladimiro Rambaldi, che parla del fatto che dobbiamo non illuderci e di fare in modo che, pur in presenza di emergenza, si possa ripartire. Si può ripartire da tanti elementi, ma anche e soprattutto dai cambiamenti sul clima e sulle attività. Su questo penso che i nostri figli forse un giorno potranno anche ringraziarci e non, scusatemi il termine, sputarci in un occhio, visto che rischiamo di lasciare loro un paese veramente in gravi condizioni. Quindi grazie a tutti e buon lavoro e se Vladimiro mi permette, do la parola ad Alessio Toneguzzo, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri. Bene, grazie mille Luca e ringrazio il Comitato Torino Finanza che ci ha dato questa opportunità anche di organizzare queste pillole molto importanti che incrementano la nostra conoscenza. Il tema di oggi, il cambiamento climatico, che è un fenomeno estremamente complesso.
Il rischio al quale noi siamo più abituati a pensare è proprio il rischio fisico, quello legato ai danni materiali che le aziende possono subire a seguito di eventi naturali. Ormai sono a noi note le alluvioni, le ondate di calore e di freddo, gli incendi, la siccità, anche la degradazione del suolo, l'innalzamento del livello del mare, la scarsità d'acqua, la variazione delle temperature medie. Ed è anche noto il fatto che la frequenza e l'intensità di molti di questi fenomeni sono già cresciute o stanno addirittura, sono previste delle crescite. Di conseguenza, le imprese che, alle quali noi siamo molto legati, perché sia gli ingegneri che i commercialisti le seguono, le supportano, hanno un problema, possono ovviamente registrare dei danni alle infrastrutture, ai lavoratori, ai macchinari, ai prodotti finiti, alla catena di distribuzione stessa. E anche se un'azienda non si trova a volte in un territorio, diciamo, a rischio, questa può comunque essere assoggettata a delle interruzioni della produzione, proprio perché magari nella catena di fornitura si rifornisce di materie prime o di energia da aziende fornitrici che stanno subendo, diciamo, il cosiddetto rischio legato al cambiamento climatico. Ed è per questo motivo che ci stanno chiedendo in questi anni di supportare le imprese nel ridurre le proprie emissioni, nel liberarsi dai combustibili fossili a favore delle fonti rinnovabili. È ovvio che le aziende più inquinanti nel tempo verranno sempre più considerate quelle che causano un danno all'intera società, all'intera collettività. Ed è quindi anche importante cercare di non essere, o comunque aiutare queste imprese a essere un po' più virtuose, perché le meno virtuose attireranno sempre di più minori quote di mercato e faranno sempre più fatica a collaborare anche con le autorità pubbliche e sarà sempre più difficile per loro anche reperire dei finanziamenti. Quindi direi che per le aziende virtuose non si prospettano dei rischi, ma piuttosto delle opportunità. E allora arrivano gli ingegneri, ecco qua, anche gli ingegneri. Occorre ascoltare la scienza. E quindi anche nella scienza, anche degli ingegneri. E bisogna ascoltarli per tempo. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie, ringrazio il presidente Toni Guzzo. E adesso presento chi sarà il cuore del nostro intervento di oggi, ovvero la professoressa Vera Palea, dell'Università degli Studi di Torino, del Dipartimento di Economia e Statistica Cognetti De Martis, che è responsabile del gruppo di studi AIFERM sul cambiamento climatico. Quindi chiedo a lei poi di condurre tutto l'intervento odierno e di presentare tempo per tempo i vari relatori. Grazie professoressa, lei ha la parola. Grazie mille dottor Rambaldi, grazie al Comitato Torino Finanza per avermi coinvolto in questa iniziativa e al dottor Toni Guzzo e all'amico Asvisio per averla sostenuta. Condivido subito le mie slide, ecco qui, sono partita dalla fine in realtà, eccomi qui. Dunque, scopo del mio intervento è quello di inquadrare il tema del cambiamento climatico come nuovo rischio d'impresa, sottolineando il profondo mutato contesto, non solo fisico legato all'incremento delle temperature, come è stato detto, agli eventi climatici estremi, ma anche al nuovo quadro regolamentare che si va delineando e che inciderà profondamente sull'attività d'impresa negli anni a venire, creando sia dei pericoli, ma anche, appunto, come è stato sottolineato, delle opportunità. Quindi il mio intervento è proprio di inquadramento del tema affinché si assuma consapevolezza del fatto che è stata avviata, intrapresa una strada di riorientamento di tutto il sistema economico verso un modello a basse emissioni, all'interno del quale si collocherà in futuro necessariamente l'attività di impresa. Quindi, ripeto, è una introduzione e parto con il osservare che a partire dal 1970, quindi negli ultimi 50 anni, l'utilizzo delle risorse naturali è più che triplicato. E questo perché la popolazione
nel giro di 50 anni è più che raddoppiata. Eravamo nel 1970 quasi 4 miliardi, siamo oggi quasi 8 miliardi. Nel 1950 la popolazione era 2,5 miliardi, quindi vedete il tasso di crescita esponenziale, aumento demografico, ma anche uscita dall'estrema povertà di continenti, di intere fasce della popolazione. Questa inevitabilmente ha determinato un utilizzo delle risorse, una pressione quasi insostenibile sull'ambiente. In particolar modo abbiamo assistito negli ultimi decenni ad un incremento delle temperature che sono un incremento delle emissioni di CO2. Le emissioni di CO2 sono quelle collegate all'attività, all'utilizzo dei combustibili fossili per il trasporto, l'elettricità e il riscaldamento. E abbiamo assistito ad una emissione, un aumento delle emissioni di CO2 che sono le responsabili dell'incremento della temperatura. Allora, vi mostro quello che sono le previsioni di cambiamento delle temperature in assenza di interventi di mitigazione del cambiamento climatico ad opera del Joint Research Center della Commissione europea nell'ambito del cosiddetto progetto PESETA 3. Allora, cosa dicono queste figure? Queste figure ci dicono che in assenza appunto di un intervento per contenere le emissioni di CO2, da qui al 2070-2100 assisteremo ad un incremento medio delle temperature, un incremento medio di 3 gradi centigradi, con alcune punte che possono arrivare ai 5, 6, 7 gradi di incremento delle temperature, come ad esempio mostra il grafico sulla nostra destra per quanto riguarda appunto l'arco alpino e quindi la fascia proprio geografica in cui ci troviamo noi. D'altra parte il 2020 è stato l'anno più caldo di sempre e il periodo 2016-2020 il quinquennio più caldo mai registrato. Quindi siamo di fronte ad un cambiamento strutturale del clima. E se andiamo a vedere anche le temperature anomale in Italia, noi osserviamo che a partire dal 1985-1990 abbiamo assistito a un incremento delle temperature anomale in aumento praticamente costanti nel tempo. Allora, perché dico questo? Perché bisogna capire poi quanto del cambiamento climatico è dovuto ai fenomeni naturali e fisici e invece quanto è dovuto all'attività umana. E perché è importante capirlo? Perché se è dovuto all'attività antropica, allora si può intervenire, si possono realizzare delle politiche che consentono appunto di contenere l'incremento delle temperature. C'è uno studio interessante che mostro sempre, che è una simulazione dell'andamento delle temperature realizzato dal Global Change Research Program degli Stati Uniti, in cui appunto attraverso un modello di simulazione si è scomposto l'effetto sulle temperature, l'effetto naturale fisico e l'effetto dovuto all'attività umana, quindi l'effetto antropico. Allora, la linea verde mostra come la temperatura media globale si sarebbe modificata attraverso questi modelli di simulazione soltanto a causa dei fenomeni naturali. E come vedete dalla banda verde, la Terra nel secolo scorso si sarebbe addirittura leggermente raffreddata. La banda blu, invece, questa banda blu-violetta, mostra invece gli effetti dei fattori umani e dei fattori naturali combinati. La linea invece continua nera mostra quelle che sono le temperature medie effettivamente osservate.
Allora, voi capite che soltanto abbinando la banda blu e la banda e la linea nera, no, che si può, questo abbinamento delle due, della banda blu e della linea nera, mostrano che solo l'inclusione dei fattori umani può spiegare il recente riscaldamento globale. Quindi si sta diffondendo, per fortuna, la consapevolezza che il cambiamento climatico è effettivamente un rischio per l'attività dell'impresa. E se noi andiamo a vedere anche quelli che sono considerati i rischi maggiori secondo il World Economic Forum, vedete queste caselle verdi, tutti si riferiscono, dei primi 5, 4 si riferiscono proprio al degrado ambientale e al cambiamento climatico. Il Joint Research Center della Commissione ha anche stimato quelli che possono essere gli impatti dell'aumento delle temperature sull'economia. Ecco, allora, quali sono gli aumenti gli impatti dell'aumento delle temperature sull'economia? Dunque, allora, è stato stimato, ma iniziamo a vederlo anche noi stessi, che l'incremento delle temperature sta determinando un aumento della frequenza e della intensità dei fenomeni meteorologici estremi. Assistiamo a ondate di calore, a piogge torrenziali, a esondazioni di fiumi, a inondazioni. Si determina un aumento degli incendi, un aumento della siccità che comporta una forte riduzione della produttività dei terreni agricoli, un aumento della domanda di energia, una minore produttività del lavoro con un effetto anche sull'attività di impresa, un aumento della morbilità e della mortalità. Sempre il Joint Research Center ha stimato l'impatto della perdita di benessere, quindi l'impatto della perdita sul GDP, di una variazione delle temperature, di un aumento delle temperature, quindi di un'assenza di intervento a favore della mitigazione del cambiamento climatico. E le stime ci dicono che nell'ipotesi, e noi ormai siamo, vedete, due barre, high e 2 degrees. 2 degrees è l'aumento delle temperature di 2 gradi centigradi, high è invece è il superamento di 2 gradi centigradi e verso i 3 gradi centigradi. Noi già ci troviamo nell'ambito di questo scenario. Quindi consideriamo le barre appunto relative allo scenario high, quello diciamo di maggior aumento delle temperature. E queste stime appunto ci dicono che si assisterà a una perdita di GDP che è intorno ai 3 punti, con però diversità a seconda delle aree dell'Europa, dove le aree più fortemente colpite saranno quelle appunto del sud Europa, dove si potrebbe arrivare ad una perdita solo collegata al cambiamento climatico, all'impatto del cambiamento climatico, si potrebbe arrivare ad una perdita del GDP intorno ai 4 punti percentuali. Ma bisogna anche tenere conto del fatto che queste stime considerano solo quei fattori che possono essere incorporati nei modelli econometrici. Quindi sono stime assolutamente conservative, perché nella realtà si possono determinare tutta una serie di fattori collegati al cambiamento climatico che noi non siamo ancora in grado di stimare o addirittura noi non conosciamo neppure. Quindi queste stime, quando parlo di una riduzione nel sud Europa del GDP nell'ipotesi di scenario di aumento delle temperature intorno ai 3 gradi centigradi, 3,5, no? Una perdita del GDP di 4 punti, mi riferisco ad una stima assolutamente conservativa.
Detto questo, e quindi in questo quadro, in cui comunque vi ho dimostrato, vi ho fatto vedere che molto del cambiamento climatico è collegato all'attività umana, no? Allora questo cosa ci dice? Ci dice che si può intervenire, c'è spazio per le politiche, c'è spazio per delle politiche attive che siano in grado di riconvertire il sistema produttivo verso un sistema a basso impatto o comunque addirittura a zero emissioni. Ed è proprio nell'ambito di questo che sto dicendo, di questo quadro, di questo spazio per le politiche, che è stato firmato nel 2015 l'Accordo di Parigi. L'Accordo di Parigi prevede sostanzialmente il contenimento dell'incremento medio delle temperature entro un grado centigrado rispetto ai livelli preindustriali, che sono quelli del 1880, e la caratteristica dell'Accordo di Parigi è che l'Accordo di Parigi è giuridicamente vincolante, cioè tutti quegli stati che lo hanno firmato si sono impegnati a realizzare delle politiche che consentano di conseguire questo obiettivo di contenimento delle temperature. Ecco allora che dal contesto globale, dalla firma dell'Accordo di Parigi, sono discese tutta una serie di politiche attive in ambito europeo. In ambito europeo, da cui poi discende per via dei regolamenti e delle direttive tutta una serie di impatti anche sulla normativa nazionale e sulla normativa italiana. Nell'ambito del contesto europeo, qui ho elencato alcune politiche, ma io vorrei sottolinearne due importantissime. Il primo è il New Green Deal della Commissione europea e il secondo è il piano d'azione per finanziare la crescita sostenibile della Commissione europea, che è rilevante ai fini del seminario, del workshop di oggi. Innanzitutto, appunto, nel 2019 la Commissione europea ha appunto emanato questo programma d'azione denominato New Green Deal, che si pone tutta una serie di obiettivi molto ambiziosi. In particolar modo il Green Deal si pone come obiettivo quello di ridurre le emissioni di gas serra almeno del 50% entro il 2030, il che significa da qui a 9 anni, quindi da qui a 9 anni abbiamo un obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni, tanto per dire quindi che cosa ci troviamo di fronte come obiettivo, e si pone come obiettivo quello di arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Per fare questo, quindi, ha lanciato una serie di azioni che sono rivolte a favorire il riorientamento dei modelli di business dell'impresa verso un modello di business circolare, che è una serie di azioni che sono volte ad accelerare il passaggio ad una mobilità sostenibile, alla costruzione di edifici in modo efficiente sotto il profilo energetico e nel campo dell'agricoltura, nel passare da un modello di business dal produttore al consumatore. E quindi ci sono tutta una serie di azioni previste dal Green Deal europeo che sono volte appunto a riorientare tutto il sistema economico verso un modello ambientalmente sostenibile. Quindi per fare tutto questo sono stati stimati come necessari almeno 260 miliardi di euro di investimento ogni anno. Allora, è chiaro che questa riconversione del sistema produttivo non può essere lasciata ai singoli stati nazionali, non può gravare sul debito pubblico nazionale. E quindi da qui la Commissione europea ha affiancato, in realtà è venuto prima temporalmente, ma era già
perché era già previsto poi la realizzazione del Green Deal. Comunque la Commissione europea ha affiancato al Green Deal europeo il piano per la finanza sostenibile. Il piano per la finanza sostenibile quale scopo ha? Ha lo scopo appunto di mobilizzare il capitale privato indirizzandolo verso gli investimenti, verso il finanziamento di questi investimenti previsti dal Green Deal. Quindi il piano per la finanza sostenibile della Commissione europea si pone come obiettivo quello di riorientare il risparmio privato attraverso gli investitori istituzionali, quindi attraverso i fondi pensione, l'assicurazione, le società di gestione del risparmio e attraverso le banche, dicevo, verso il finanziamento di questi investimenti. Ecco allora che il piano di azione per il piano per la finanza sostenibile prevede tutta una serie di azioni, prevede una serie di azioni che devono proprio facilitare, no, gli investitori istituzionali e le banche a indirizzare i propri flussi di investimento verso questi investimenti sostenibili, questi investimenti green. Il piano per la finanza sostenibile prevede quindi tutta una serie di azioni. La prima azione è quella di prevedere un sistema di classificazione delle attività sostenibili affinché si sappia che cos'è sostenibile e green e che cos'è, cosa non è green. Ecco, questa prima azione si è già concretizzata in quello che è la famosa, credo ormai l'abbiate sentito parlarne, tassonomia dell'Unione Europea, che proprio ci dà una classificazione delle attività sostenibili, da cui discenderanno tutta una serie di l'implementazione di tutta una serie di politiche conseguenti. Una volta che sappiamo che cos'è sostenibile, possiamo creare un label, un'etichetta, per dire quando un prodotto finanziario è sostenibile o meno. Così come si intende arrivare, ce lo dirà poi anche il professor Genero, dal punto di vista delle banche, ad incorporare in qualche modo, si sta discutendo a livello europeo, il fattore sostenibilità nei requisiti prudenziali delle banche, proprio per incentivare il finanziamento degli investimenti sostenibili. Quindi questo è il quadro all'interno del quale le imprese si troveranno in futuro ad operare. Per quanto riguarda, scusate, guardo il tempo, devo chiudere, per quanto riguarda però le tipologie di rischio a cui sono rischio climatico, di cambiamento climatico a cui sono sottoposte le imprese, possiamo distinguere due tipi, diciamo, grandi tipologie di rischio. Il primo è il rischio fisico, il secondo è il rischio di transizione. Allora, il rischio fisico è il rischio di perdite economiche collegate a eventi naturali estremi o a shift climatici strutturali che appunto impatteranno l'attività di impresa. Quindi abbiamo la riduzione della capacità produttiva, come diceva l'ingegner Tucci, mi sembra, Toneguzzi, avversità nelle catene di fornitura, poi ci parleranno dei costi di assicurazione e così via. Poi abbiamo i rischi di transizione. Nell'ambito dei rischi di transizione individuiamo due grandi categorie di rischio. Il primo è il rischio regolamentare, e cioè il rischio legato a cambiamenti appunto della regolazione dell'attività di impresa. Ad esempio, cito la direttiva 204 del 2019, che a partire dal 2021 bandisce l'uso di bicchieri, piatti, posate di plastica, ma basti anche pensare al fatto che si sta lavorando all'applicazione di una carbon tax, cioè di una tassazione delle emissioni. L'altro grande rischio
a cui è sottoposto l'impresa è il rischio appunto del tecnologico, il rischio collegato all'innovazione, che è il rischio collegato all'introduzione di nuove tecnologie che potranno modificare la competitività delle imprese o di interi settori industriali. Quindi i rischi fisici, i rischi di transizione. I rischi fisici saranno verosimilmente i rischi duraturi, perché lo shift climatico è, diciamo, persistente. I rischi di transizione potrebbero, appunto, come dice la parola, essere invece di tipo e di carattere transitorio. Quindi rischi fisici e rischi di transizione, e a seconda delle politiche prevarranno gli uni o gli altri. Cioè, se non ci saranno delle politiche efficaci nel riorientare il sistema verso le basse emissioni, prevarrà il rischio fisico. Se invece le politiche saranno attive ed efficaci, prevarrà viceversa il rischio di transizione. Certamente il cambiamento climatico avrà un impatto, il rischio climatico avrà un impatto a conto economico, sia come rischio fisico che come rischio di transizione. E qui ne trovate appunto un'elencazione che poi lascerò le slide a disposizione per chi volesse poi approfondire. Quindi abbiamo che per via del rischio climatico il conto economico e stato patrimoniale delle imprese saranno sottoposte sicuramente diciamo a stress. È una possibilità, e qui lascerei appunto, poi cederei la parola al dottor Drogo del Dipartimento Cognetti De Martis, una delle conseguenze del cambiamento climatico che già stiamo osservando nella ricerca empirica è che, ad esempio, alle imprese che inquinano di più, stiamo già osservando un costo del capitale più elevato, come se appunto questo rischio di emissioni e delle imprese fosse già in qualche modo incorporato nel costo del loro capitale. E quindi si può prevedere una maggiore difficoltà per le imprese meno sostenibili nell'accesso ai mercati finanziari o nelle condizioni di accesso ai finanziamenti. Chiuderei qui la mia breve introduzione dicendo che solo più che abbiamo predisposto come OIBR, come fondazione organismo italiano di business reporting, proprio un documento molto analitico sul rischio climatico, finanziamento delle imprese, copertura assicurative, che è assolutamente scaricabile ovviamente gratuitamente dal sito dell'OIBR, che riporta in modo approfondito e analitico quanto in queste slide ho detto brevemente. Quindi vi ringrazio molto per l'attenzione, scollego la mia presentazione per uscire, credo di dover interrompo condivisione, perfetto, e cedo invece la parola al, scusate, ho forse sforato i tempi, non mi sono resa conto, cedo la parola immediatamente al dottor Drogo, che ci dirà brevemente qual è appunto il nesso tra cambiamento climatico e accesso ai finanziamenti, parlando delle evidenze empiriche che abbiamo trovato e iniziamo a trovare in ambito della ricerca. Federico, a te, grazie. Buonasera a tutti, ringrazio la professoressa Palea e il comitato per l'invito, e abbiamo visto appunto nella presentazione della professoressa che ci saranno ingenti danni dovuti ai cambiamenti climatici e la distinzione in rischi fisici e di transizione. Ed effettivamente i danni causati dal cambiamento climatico all'operatività delle imprese hanno fatto sì che l'attenzione, diciamo, da parte di soprattutto banche nei confronti dell'esposizione dei loro attivi ai rischi fisici di transizione aumentasse. E lo stesso l'attenzione dei regolatori, come ad esempio banche centrali. Ed effettivamente alcuni studi hanno iniziato a quantificare i potenziali danni dei rischi climatici al sistema finanziario. Uno dei principali
ad esempio questo qua di Battistone del 2017, in cui gli autori hanno simulato uno stress test causato, hanno simulato praticamente gli effetti di uno shock climatico sui grandi gruppi bancari dell'area euro. In base ai loro risultati si è visto come le perdite per alcune banche potrebbero arrivare fino al 30% del capitale e che in linea generale almeno metà degli attivi bancari della zona euro in quell'anno erano esposti ai rischi climatici. E la stessa Banca Centrale Europea poi nel 2019 ha dedicato una sezione della Financial Stability Review all'analisi dei rischi climatici in base ai propri dati nella Banca Centrale. Si è visto effettivamente confermato il risultato dello studio precedente, che alcuni gruppi bancari potrebbero essere particolarmente esposti, e il fatto che se i rischi climatici non verranno prezzati adeguatamente, il rischio climatico nell'area euro diventerà sistemico. Altri studi invece hanno ampliato la scala e sono andati su scala globale, hanno provato a vedere quale sia il valore degli attivi che sono a rischio in base al cambiamento climatico, e si è visto che in uno scenario che abbiamo brevemente visto nella presentazione precedente, di business as usual, cosa significa? In cui le politiche di mitigazione non saranno in grado di contenere l'aumento medio di temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi, le attività a rischio erano di 2,5 trilioni di dollari, che messo in prospettiva nell'anno di pubblicazione dello studio era circa la metà della capitalizzazione di borsa delle principali utility a livello mondiale. Inoltre, il cambiamento climatico influenzerà l'operatività delle banche centrali. In questo studio citato di Batten, della Banca Centrale dell'Inghilterra, vengono illustrati i principali canali in base al quale il rischio climatico influenzerà le banche centrali. Prima di tutto ci saranno i disastri naturali collegati a eventi meteorologici estremi che obbligheranno le banche centrali a intervenire con erogazioni di liquidità sostanzialmente. Inoltre l'aumento della temperatura porterà a una modifica del tasso di crescita potenziale del PIL e questo dovrà essere incorporato nelle politiche monetarie delle banche centrali. Inoltre, se ci fosse un'inattesa restrizione delle politiche sulle emissioni, ciò porterebbe a uno shock sul lato dell'offerta, uno shock simile a quello che abbiamo visto durante l'emergenza Covid. E l'ultimo canale invece è quello dovuto al rischio meteorologico, cioè all'aumentata volatilità degli eventi meteorologici estremi, che porterà a un conseguente aumento della volatilità, soprattutto dei prezzi agricoli e dell'energia. E questo renderà particolarmente difficile per la banca centrale di mantenere e rispettare i propri target di inflazione. Vediamo ora alcuni studi che hanno analizzato la relazione tra la performance ambientale e la performance finanziaria delle imprese. Uno studio particolarmente interessante è questo qua di Capasso, in cui viene analizzata la relazione tra la distanza dal default, che è una misura del rischio di fallimento di un'impresa, e il livello di emissioni di CO2 su un campione internazionale e su un periodo di 10 anni. E si è visto come, a parità di altri fattori che influenzano la probabilità di fallimento di un'impresa, le imprese che mettono di più, sia in termini assoluti sia in termini relativi, hanno una probabilità di fallimento maggiore. E si è visto invece, la letteratura è concorde nell'affermare che le imprese che hanno performance migliori nella riduzione delle emissioni hanno a loro volta performance migliori in base ad alcuni indici di redditività come il ROI e il ROE. Un altro filone di ricerca invece si è focalizzato direttamente sulla relazione tra emissioni e costo del capitale delle imprese. In questi studi viene utilizzata come misura di inquinamento di un'impresa o le emissioni totali oppure quella che viene comunemente definita carbon intensity, ovvero il rapporto tra emissioni e fatturato. E ad esempio in uno studio effettuato dalla professoressa Palea e da me in Università qua a Torino, abbiamo analizzato un campione di imprese non finanziarie dell'area euro dal 2010 al 2018, circa 1500 osservazioni, mettendo in relazione la carbon intensity di queste imprese e il costo del debito. Ed effettivamente abbiamo trovato una relazione positiva, quindi a parità di altri fattori che influenzano il costo del debito, le imprese più inquinanti pagano un costo del debito maggiore. E altri due aspetti interessanti di questa ricerca sono stati
il fatto che questa relazione positiva è aumentata dopo il 2015, quindi dopo l'accordo di Parigi, e soprattutto che non riguarda solamente quelle che vengono definiti high emitters, cioè magari utility, imprese che operano nell'aviazione, i cosiddetti grandi inquinatori, ma riguardano anche imprese con carbon intensity, con emissioni inferiori. Ed effettivamente questo risultato positivo è stato confermato in altre ricerche, sia in aree geografiche differenti. Vediamo qua ad esempio uno studio che ha trovato una relazione positiva su un campione di imprese australiane, o un altro studio a livello globale ed altri a livello europeo. Inoltre questa relazione non riguarda solamente il costo del capitale di debito, ma anche il costo del capitale proprio. Vi parlerei di questo interessante studio che ha guardato ai green bond. Sono stati analizzati 121 bond dell'area euro, sono stati comparati a un campione più grande di bond convenzionali. Si è visto che a parità di altri fattori, delle caratteristiche del bond e delle società che hanno emesso queste obbligazioni, i green bond risultano essere più convenienti per le imprese che li emettono. E ora passerei al tema della disclosure dei dati non finanziari riguardanti il clima, e la letteratura in questo filone di ricerca è concorde nell'affermare che un miglioramento nella disclosure di dati non finanziari, in particolare riguardo alle emissioni, riduca in media il costo del debito. Perché ipoteticamente si può pensare che la pubblicazione di dati relativi alle proprie emissioni, alla propria performance ambientale, migliori la valutazione degli investitori dei potenziali rischi fisici di transizione. In questa maniera vi è una riduzione del premio per il rischio associato all'asimmetria informativa, con conseguente costo del capitale inferiore. Ed effettivamente alcuni studi hanno provato a verificare se questa relazione fosse vera, e come si fa a misurare in uno studio empirico la disclosure dell'informativa non finanziaria? La maggior parte degli studi accademici utilizza la partecipazione dell'impresa al Carbon Disclosure Project, che è un'associazione, un'organizzazione non governativa che ogni anno invia alle principali società mondiali un questionario veramente dettagliato su quali siano le loro emissioni di tutti gli ambiti. Ambiti di emissioni intendo emissioni dirette e indirette della catena del valore, come le imprese al proprio interno gestiscano la governance relativa agli aspetti ambientali, quindi sono dei questionari molto dettagliati. Ad esempio, nello studio citato prima, fatto dalla professoressa Paleda, abbiamo visto che le imprese che partecipano al questionario CDP e soprattutto lo rendono pubblico ad investitori e stakeholders hanno un costo del capitale di debito inferiore. E risultati analoghi ci sono anche stati su studi relativi a prestiti sindacati. E si è visto che le imprese che pubblicano la loro performance, le loro emissioni, hanno comunque un valore mediano di mercato più elevato rispetto a imprese che non pubblicano o non partecipano al programma. Parlerei anche del ruolo dell'assurance, perché si è visto dell'informativa non finanziaria collegata alle emissioni, si è visto che le imprese che hanno un assurance sui report CSR migliorano la percezione di affidabilità da parte degli investitori e hanno inoltre un costo del capitale di debito inferiore. Altri studi invece hanno cercato di analizzare i comportamenti dei mercati azionari ai rischi climatici. Ora ve ne ho citati tre che secondo me sono tra i più interessanti. Uno, ad esempio, questo qua, questo studio di Cime Fox, ha provato a simulare 6 strategie di investimento di portafogli azionari con 6 gradi di decarbonizzazione differente, dal più basso al più alto, su un periodo temporale di 10 anni. E si è visto che effettivamente le strategie con decarbonizzazione più alta, cioè con un livello di emissioni in investimenti in società che investono in media di meno, abbiano ottenuto risultati migliori. Queste strategie sono state testate sia sui mercati, sul mercato statunitense, sia su quello europeo. In particolare hanno ottenuto risultati migliori su quello europeo, presumibilmente in linea con tutte le politiche climatiche dell'Eurozona che la professoressa Palea ha illustrato precedentemente. Inoltre si è visto che i grandi investitori hanno già iniziato a disinvestire dai settori più a rischio come l'oil e il gas, utility e il settore auto. E infine soprattutto che il premio per il rischio collegato alle emissioni non dipende solo alle emissioni dirette, quindi possiamo pensare magari a società dell'oil and gas come Eni, ma dipende anche da tutte
le emissioni indirette, quindi ambito 2, quelle dovute all'acquisto di energia per i processi produttivi, e tutte le emissioni relative alla catena del valore. Farei infine un cenno alle assicurazioni, perché verranno particolarmente influenzate dal fattore climatico. Prima di tutto perché l'aumento degli eventi meteorologici estremi farà aumentare la richiesta di risarcimenti, e poi soprattutto perché l'aumentata variabilità dei fenomeni atmosferici renderà sempre più difficile per le assicurazioni modellizzare il rischio climatico. E in uno studio del 2015 vengono analizzate 59 risposte al questionario di cui vi ho parlato prima, quello del Carbon Disclosure Project, ed emerge che effettivamente negli ultimi anni ci sia un aumento della consapevolezza da parte del settore assicurativo. E come a titolo di esempio vorrei citare la compagnia di riassicurazione svizzera Swiss Re, che effettivamente ha iniziato dal 2018 a diminuire l'esposizione al carbone, cioè ha smesso di investire, di assicurare imprese che ottengono più del 30% del loro fatturato dalla vendita di carbone termico. E inoltre stanno investendo massicciamente in modelli climatici, soprattutto per prevedere il rischio di uragani, che è uno dei più difficili da modellizzare. E questo ultimo studio di Glass ha analizzato il ruolo degli interventi governativi e della cooperazione pubblico-privato nel migliorare la risposta del settore assicurativo al rischio climatico, analizzando 3 casi particolari dei paesi nordici, quindi Norvegia, Svezia e Danimarca. E hanno mostrato come gli interventi governativi e l'enfasi, diciamo, dei decisori pubblici sul rischio climatico e adeguate partnership tra pubblico e privato abbiano migliorato la risposta, soprattutto in Danimarca, rispetto agli esempi rispetto agli altri 2 paesi, Svezia e Norvegia. Ricapitolando quindi i risultati delle principali ricerche empiriche, vorrei ricordare che c'è stato un aumento della consapevolezza da parte di banche, regolatori e assicurazioni, quindi questo va visto positivamente, che in linea tendenziale le imprese con un più alto livello di emissioni hanno un profilo di rischio più elevato e pagano un costo del capitale di debito più elevato. Però un ruolo chiave potrebbe essere svolto dalla comunicazione di dati non finanziari legati al clima e alle emissioni e all'assurance, che possono contribuire a ridurre il premio per il rischio. E grazie per l'attenzione. Grazie Federico, grazie per la tua presentazione dello stato della ricerca sul tema. Passerei la parola al dottor Guido Genero, Head of Risk Clearing di Banca Intesa, nonché professore di modelli quantitativi per il rischio di credito presso l'Università di Torino. Allora, il dottor Genero ci parlerà del cambiamento climatico come rischio emergente per l'attivo bancario. Guido, a te. Ok. La parola. Grazie. Allora, condivido la schermata, spero che si riesca a vedere. Si riescano a vedere le slide. Allora, adesso mi puoi dare vera solo conferma che vedi le slide? Perché prima No, non le vediamo. Ecco. Confermo che non le vediamo. Okay. Piuttosto tu parli e io te le proietto se me le mandi. Facciamo così allora. Un attimino. Così. Il bello della diretta, come si dice. Magari partiamo dalla copertura. Sì, sì, adesso vado. Ecco, allora, forse farei così. Allora, Guido, se per te va bene, darei la parola, così abbiamo tempo di risolvere il problema tecnico, sì, alla dottoressa Barbero e al dottor Cancarini di Reale Mutua Assicurazioni, che ci parleranno appunto del cambiamento climatico nella valutazione delle coperture assicurative. Quindi
Quanto ci ha spiegato dal punto di vista della ricerca il dottor Drogo, voi ce lo direte dal punto di vista della vostra operatività d'impresa. Sì, buongiorno a tutti. Appunto, avendo dei problemi con il collegamento, siamo collegati con il cellulare, chiederò di mandare avanti le slide e vedo che le state già proiettando. Appunto, ci presentiamo brevemente. Io sono responsabile dello sviluppo modelli attuariali in Rele Mutua in ambito pricing, e la mia collega Valentina è la responsabile del pricing non auto, e quindi tutte le tematiche relative al climate change le stiamo cercando di affrontare, cercando appunto di analizzare gli impatti sui nostri prodotti e sui nostri portafogli. Appunto, andando avanti di una slide nell'indice, vediamo come appunto i punti che tratteremo, e abbiamo cercato di riportare dei trend e degli impatti sia sul settore assicurativo globale che nel nostro caso di Rele Mutua. Abbiamo cercato di spiegare anche ovviamente il ruolo del settore assicurativo, che è un ruolo un po' particolare, sia perché appunto è accomunato da alcuni settori finanziari, ma anche un ruolo di copertura verso questi rischi delle aziende e del sistema economico. Il tema, come già ribadito in interventi precedenti, è un tema europeo, e quindi anche qui noi spiegheremo la nostra esperienza a livello europeo anche con riguardante la nostra società operante in Spagna, e un breve accenno all'attuale situazione che abbiamo in modo tecnico, insieme ai punti futuri che stiamo cercando di sviluppare, molto pratici e con delle situazioni, diciamo, delle situazioni appunto, diciamo, pratiche su effettivi prodotti che abbiamo analizzato. Andando appunto avanti, nella terza slide vediamo come a livello assicurativo questi sono il numero di eventi. Nel grafico sulla sinistra la scala parte da inizio Novecento, e il numero di eventi climatici considerati estremi, quindi il numero assoluto, e vediamo come il trend è particolarmente crescente soprattutto negli ultimi 30-40 anni. E invece nel grafico a destra è un po' più ristretta l'asse delle X, parte dal 1970, ma è suddivisa per il tipo di evento, che appunto vediamo come le alluvioni sono quelle principali che colpiscono appunto i diversi paesi, insieme a meteo estremo, che è un po' tutta la siccità estrema, piogge estreme, grandine, e quindi tutti questi eventi ovviamente portano delle grosse perdite, dei grossi risarcimenti che il settore assicurativo deve riconoscere ai propri assicurati. Infatti, appunto, andando avanti ancora di una slide, vediamo come abbiamo riportato degli impatti sul settore assicurativo, appunto il numero di eventi negli ultimi anni, diviso sempre per tipi di rischio come il terremoto, lo tsunami oppure meteorologici. Vediamo come i meteorologici nella prima torta a sinistra in alto facciano da soli il 41% degli eventi. Il numero di mortalità, che comunque è un numero abbastanza elevato, e porta, ci sono un numero di morti direttamente correlati con il clima non indifferente, le perdite totali e le perdite assicurate. Quindi appunto sicuramente le perdite assicurate sono molto esposte, più esposte di quelle totali verso i fenomeni meteorologici, anche perché attualmente c'è una tendenza da parte degli assicurati di assicurarsi dove il rischio è presente, quindi soprattutto in Italia, dove non avendo una copertura obbligatoria o un sistema paese che risponde a queste coperture, l'assicurato tende a coprirsi creando un po' di selezione avversa all'interno dei nostri portafogli. Uno dei temi principali dei prossimi anni sarà che sicuramente questo tema è sempre di più, sempre più persone, sempre più utenti sono consapevoli di questi rischi, e quindi uno degli effetti principali sulle perdite assicurative sarà non tanto l'incremento di eventi, che negli ultimi anni ha raggiunto già un livello molto elevato, quanto l'aumento e l'incremento della parte assicurata. Quindi sempre più persone si assicureranno, e quindi un incremento sempre maggiore di possibilità di rimborso. Oltre a questo, prima della pandemia c'era anche un fenomeno antropologico di crescita dei centri urbani, quindi concentrazione della popolazione in zone ristrette,
che ovviamente con i fenomeni climatici porta a un incremento di probabilità di danno esteso, visto appunto una concentrazione di edifici o di persone nello stesso punto. Nella slide riportiamo appunto anche dei danni indiretti, dove appunto non questi fenomeni diretti e negli occhi di tutti, appunto un aumento delle malattie, appunto questi studi sono stati fatti anche pre-pandemia, quindi sono anche adesso ci fanno un po' sorridere, o comunque ci fanno un po' temere anche per il futuro. Comunque appunto un aumento di malattie e di malati, quindi comunque dei rimborsi assicurativi che dovranno incrementare anche nella parte salute. Nei paesi nordici dell'Europa una sempre maggiore esposizione solare può portare sta portando già e porterà in futuro, secondo delle analisi, ad un aumento ad esempio dei tumori della pelle, e quindi anche qui ha dei rischi legati alla salute dei cittadini. Un altro esempio molto particolare che abbiamo voluto riportare è l'incremento del numero sempre maggiore di giornate calde, soprattutto appunto anche in paesi non quanto l'Italia, magari quelli nordici, dove non sono molto abituati all'estremo calore. C'è uno studio che correla l'aumento degli incidenti stradali a giornate particolarmente calde, quindi un incremento del numero di giornate calde porterà sempre maggior numero di incidenti stradali e di controversie. Un'ultima cosa, appunto il rischio grandine, che è uno dei principali rischi che grava sul continente europeo, un aumento anche del numero di grandinate, anche se magari non di forza molto elevata, tale da distruggere colture o edifici, può comunque avere un effetto abbastanza importante sui veicoli, sia in termini di appunto sinistri di circolazione, sia di danni stessi ai veicoli che queste grandinate possono portare. Passando alla slide successiva, mostriamo un pochino l'impatto sul nostro portafoglio, quindi questo qui è il portafoglio di Reale Group Italia, e vediamo un trend della parte evidenziata in giallo di rischi e di sinistri, di montare dei sinistri, derivanti da fenomeni legati al cambiamento climatico rispetto alla totalità dei sinistri. C'è anche qui un trend abbastanza in crescita, soprattutto con un picco molto elevato nel 2019, e quindi effettivamente le compagnie assicurative sempre di più stanno riscontrando effetti tangibili del climate change nei propri bilanci. Quindi effettivamente siamo già arrivati a un punto in cui gli effetti sono tangibili, e probabilmente le compagnie anticiperanno certi comportamenti rispetto ad altri settori, poiché ne va della stessa loro sopravvivenza, o comunque della solidità finanziaria e di risultato che devono poi portare. Appunto possiamo andare avanti. Il ruolo del settore assicurativo, riassumendo un po' questa introduzione e questi impatti, si basa su due aspetti fondamentali. Due aspetti fondamentali sono la mitigazione dei rischi, quindi come tutti gli altri settori assicurativi, gli altri settori economici, scusate, anche il settore assicurativo dovrà cercare di mitigare sempre di più l'impatto che ha sull'ambiente. Ovviamente è un settore di terziario, e quindi non ha impatti fisici come ce l'hanno industrie produttive o estrazioni minerali di materie prime, petrolio, quindi sicuramente parte già da una situazione agevolata, ma sicuramente grandi gruppi assicurativi internazionali hanno degli impatti indiretti con i trasporti, la logistica e il consumo appunto e l'emissione di CO2, quindi sicuramente questo è uno dei punti fondamentali anche del settore assicurativo. L'altra cosa che può fare è che il settore assicurativo può spingere i clienti verso comportamenti virtuosi, quindi sicuramente prodotti innovativi, anche banalmente sconti o incentivi verso prodotti innovativi. Un esempio classico, le auto elettriche attualmente nell'RC Auto godono di molti sconti di prezzo, o appunto prodotti casa che prevedano coperture speciali per pannelli solari o per classi energetiche favorevoli, e quindi tutto questo può spingere i clienti ad adottare sempre di più comportamenti favorevoli verso l'ambiente. L'altra cosa specifica è l'adaptation,
E quindi l'adattamento al cambiamento climatico, tutte le, la parte che fa, tutto le, gli studi e le analisi che poi cerchiamo anche io e Valentina di fare in prima persona, sicuramente aiutano la, la, la compagnia stessa o in generale la collaborazione tra settore assicurativo e altri enti nazionali o internazionali a, a lavorare e a prendere consapevolezza con i fenomeni e gli impatti del cambiamento climatico. E l'altra cosa, appunto, le compagnie assicurative attualmente mitigano di molto le perdite anche di settori attualmente molto inquinanti e pertanto potrebbero aiutare questo settore a immaginare una, un cambiamento nella, nel loro tipo di produzione muovendosi verso sistemi meno inquinanti. Quindi la certezza della copertura assicurativa in questi anni può aiutare altre aziende come appunto immagino le compagnie aeree o questi grandi inquinatori a muoversi verso un futuro sempre più sostenibile senza mettere a repentaglio appunto la continuità del proprio business. Questi due elementi nella slide successiva, esatto, perfetto, si vede come sono molto correlati tra di loro. C'è uno studio della società, dell'associazione dei British Insurers del 2005 che ci mostra come questi due elementi sono correlati tra di loro e difficilmente soltanto uno potrà essere perseguito, vanno perseguiti insieme. Si vede come i danni alle alluvioni sulla costa, che è molto, su cui è molto esposta il Regno Unito, e le alluvioni urbane, possono essere, appunto, sono stati calcolati gli impatti tra mettere in atto appunto strumenti di mitigazione e di adattamento al climate change, oppure le colonne azzurre, non avere affatto nessuno dei due fenomeni in atto. Quindi sull'asse delle Y vediamo come c'è un moltiplicatore delle attuali losses e nello scenario senza adattamento e senza mitigazione, quindi la prima colonna per le river and coastal flood, le compagnie assicurative si troveranno a avere 15 volte di 15 volte gli esborsi verso i clienti, o nella parte di urban flood anche di 20 volte. Passando a un low emission scenario, quindi anche con la mitigazione, ovviamente non solo del settore assicurativo, ma di tutto il mondo produttivo, non raggiungiamo le 5 oppure le 6 volte le perdite. Inserendo anche l'adaptation, e quindi con i due fenomeni combinati, si scende veramente a un sistema gestibile con degli aumenti sicuramente, ma ridotti. Appunto, se possiamo andare alla prossima slide, effettivamente, come già anticipato anche prima la professoressa, questi temi difficilmente uno Stato da solo potrà affrontarli, l'intervento dell'Unione Europea e anzi di una collaborazione addirittura mondiale sono fondamentali. Noi qui abbiamo riportato in questa tabellina un confronto tra gli Stati europei principali. E appunto si può vedere come alcuni stati, soprattutto se vediamo la Francia, ha molte garanzie che sono obbligatorie e quindi si crea un pool obbligatorio di clienti e sono appunto il colore arancione, significa che sono vendute al più del 75% del mercato. Mentre lì sono molto basse, al massimo raggiungiamo il 25% della copertura. Questo è un po' in linea con quanto il mercato italiano esprime in termini di copertura sugli immobili, anche la prima casa, nonostante molti italiani l'hanno di proprietà, il tasso di penetrazione è molto, molto basso. C'è un esempio appunto della Spagna, che è la nostra branch spagnola Reale Seguros. In Spagna c'è un sistema diverso,
dove lo Stato, tramite raccolta di tasse fondamentalmente su prodotti assicurativi, copre questi danni tramite un cosiddetto consorzio, copre i danni derivati da eventi naturali catastrofali. Quando lo Stato decreta lo stato di emergenza in una zona per un determinato evento, il consorzio direttamente liquida i cittadini, oppure, se le compagnie assicurative hanno anticipato, liquida le compagnie assicurative. E quindi anche qui c'è una specie di pool obbligatorio, perché appunto tutti, fondamentalmente tutti i cittadini sono coperti. Tutto questo per dire appunto che le strategie sono diverse. Tutte le compagnie attualmente hanno più o meno questi, in Italia ovviamente, hanno questi tipo di problemi di riuscire ad avere un portafoglio abbastanza ampio e stabile su cui fare mutualità, e i vari stati sicuramente giocano un ruolo fondamentale per aiutare il settore assicurativo a risolvere questo tipo di problematiche e a gestire il rischio climatico. Ovviamente appunto adesso c'è anche la questione dei fondi europei post pandemia, che sappiamo tutti hanno una fortissima spinta verso le tematiche ambientali, e appunto non è soltanto una questione anche di investimento, ma anche una questione di legislazione, di consapevolezza. Detto questo, su questa slide lascio la parola a Valentina. Sì, buonasera a tutti. Prendo il testimone da Andrea. Dopo aver parlato dello scenario assicurativo internazionale e aver condiviso anche l'incidenza dei costi in termini di risarcimento dei danni causati da eventi naturali nel nostro gruppo, ora vorrei fare una panoramica di come fino ad oggi Reale Group ha affrontato il tema del climate change e anche quali sono i piani per il futuro, sia dal punto di vista dell'adaptation che dal punto di vista della mitigation. In particolare, per quanto riguarda l'adaptation, l'ESIS si può riassumere, secondo me, con uno slogan: presa di coscienza. Sicuramente la crescita del valore di esborso da parte delle compagnie assicurative del gruppo rendono economicamente non sostenibile lo sviluppo e la vendita di prodotti a copertura di determinati peril naturali, così come disegnati oggi. C'è una presa di coscienza che il principio di assicurabilità è sicuramente un concetto su cui fare degli approfondimenti, che va a braccetto anche con il principio di mutualità, come aveva già accennato prima il mio collega Andrea. Si riscontrano dei fenomeni di adverse selection che spingono i clienti maggiormente esposti a determinati rischi naturali a scegliere di acquistare la copertura. Quindi viene meno il principio di mutualità che regola tradizionalmente l'equilibrio nei prodotti danni. Oltre a questa presa di coscienza di principi cardine, c'è anche necessità e fame di dati interni e dati esterni. I dati interni per noi sono i sinistri, quindi le informazioni di risarcimenti, che la situazione attuale abbiamo riscontrato sono aperti con causali non sempre dettagliate. E quindi questo è un problema per permetterci di fare sofisticazione in ambito climate change. Poi c'è il tema dei dati esterni, in particolare dei dati meteorologici. Ci siamo resi conto che è importante acquisire dei dati meteorologici grezzi, e parlando con degli esperti, in particolare con degli agroclimatologi dell'Università di Milano, ci hanno spiegato che la normale meteorologica è di circa 30 anni, per cui abbiamo bisogno di serie storiche piuttosto lunghe. Però da qui nasce un'altra riflessione: siamo capaci di interpretare correttamente questi dati? Abbiamo le competenze all'interno della nostra azienda per interpretare dei dati meteorologici, o è necessario avvalersi di figure professionali specializzati, di meteorologi, quindi di esperti della materia? Quindi stiamo lavorando, quindi è sempre un altro punto della presa di coscienza.
Inoltre, se siamo abbastanza illati sulla assunzione di coperture catastrofali, perché i processi assuntivi di coperture tipo terremoto o alluvione sono piuttosto strutturati, infatti vengono studiati e calcolati i risk appetite per ciascuna compagnia del gruppo e poi calati su cumuli territoriali monitorati dall'underwriting. Ecco, la situazione è un po' diversa quando invece parliamo di assunzione di rischi a copertura, con copertura di eventi naturali non catastrofali. Qui il processo assuntivo è di tipo tradizionale, non particolarmente diverso rispetto all'assunzione di coperture di altro genere, e quindi abbiamo limitate informazioni di tipo territoriale meteorologico. Sicuramente abbiamo già attivato delle partnership molto interessanti e molto importanti. Storicamente Reale Group collabora con broker riassicurativi che non solo ci fanno da consulenti, ma ci forniscono anche dei tool specifici, però qui di nuovo vengono utilizzati soprattutto per l'assunzione di rischi naturali catastrofali. Abbiamo anche attivato una POC con una startup americana che si occupa di ricognizione tramite immagini satellitari e in particolare nel territorio italiano collabora, utilizza i radar meteo dell'aeronautica che catturano delle immagini fotografiche ogni 5 giorni. C'è la possibilità di utilizzare anche dei radar privati, dei satelliti privati per ottenere delle informazioni ogni 2 giorni. E questo è molto importante per sviluppare e migliorare i processi liquidativi dei sinistri, sia per i prodotti property, ma anche per i rischi legati all'agricoltura e anche per l'underwriting. Inoltre questa startup fornisce anche informazioni di previsioni meteo near real time, informazioni sul rischio frana, percentuale di acqua accumulata negli ultimi 7 giorni, cioè tutta una serie di informazioni meteorologiche interessanti e molto utili. Infine, tra le attività che già sono in corso, c'è sicuramente il tavolo di lavoro del Climate Change all'interno di Eurapco. Eurapco è un'alleanza di mutue europee, quindi di società di assicurazioni organizzate in forma di mutua che operano sul territorio europeo, e tra i tanti tavoli di lavoro c'è anche quello del Climate Change, dove per il momento si sta lavorando per stabilire un approccio comune in termini assicurativi a questo tipo di tema e di individuare delle sinergie per appunto acquisire dei dati meteorologici, fare sinergia per l'acquisto di questi dati e anche per appunto interpretarli. Se possiamo andare alla successiva, possiamo vedere quali sono i prossimi passi, cosa vogliamo realizzare. Sicuramente al primo posto c'è la costituzione delle mappe di rischio meteorologico, mappe di rischio territoriali specifiche per ciascun peril e anche che permettono di aggregare peril di tipo climatico diversi, con un elevato livello di dettaglio, quindi il nostro scopo è avere queste informazioni a livello di indirizzo numero civico, in modo tale da avere sulla mappa sia le esposizioni, le nostre esposizioni, quindi portafoglio garanzia, che le informazioni meteorologiche, gli indici di rischio climatico. Per riuscire ad ottenere quel goal, sicuramente è propedeutica la fase della raccolta di dati interni. Come accennavo prima, ci siamo resi conto che ci sono causali sinistro piuttosto generiche e questo è un limite, e quindi è necessario fare questa evoluzione della base dati interni proprio in modo da dettagliare meglio le cause del sinistro legate ai eventi atmosferici in fase liquidativa.
Visto che il numero dei dati sarà sempre maggiore, vogliamo anche creare delle dashboard di monitoraggio in modo tale da rendere tutte queste informazioni fruibili e eventualmente integrare anche i nostri tool che vi dicevo, riassicurativi. Punto cruciale è anche la riassicurazione, sarà sempre più difficile ottenere coperture riassicurative alle attuali condizioni, visto sia il contesto pandemico ma anche lo scenario di rischio climatico, visto che i riassicuratori hanno molte informazioni, hanno modelli molto solidi per eventi naturali catastrofali e hanno iniziato forse anche loro più tardi a lavorare sui modelli di eventi naturali secondari. Sicuramente l'intenzione è di continuare e potenziare i lavori con Eurapco. Possiamo andare anche nella slide successiva perché abbiamo poco tempo. Ok, volevamo farvi vedere, visto che siamo stati invitati noi che lavoriamo nel Dipartimento Attuariale, un lavoro recente che abbiamo proprio portato avanti io e il collega. E l'occasione è stata la review tariffaria del prodotto multirischio dedicato alle piccole e medie imprese. E quindi in questo caso abbiamo utilizzato dei dati forniti dal broker riassicurativo, proprio degli indici di rischio meteorologico, e ci aspettavamo delle correlazioni con i sinistri rilevati, appunto agganciati al nostro portafoglio, e così è stato. I sinistri aperti sulla garanzia fenomeno elettrico sono risultati correlati alla mappa di rischio grandine, poiché anche è legata alla caduta a fulmini, e sinistri aperti sulla garanzia eventi atmosferici sono risultati significativi correlati con il rischio grandine, alluvione e bomba d'acqua. A questo punto, visto che il nostro obiettivo è determinare una personalizzazione tariffaria per tutte le caratteristiche delle ubicazioni delle aziende, tra cui anche appunto il territorio, abbiamo standardizzato tutte le altre caratteristiche per poter procedere a una cluster analysis. Il risultato dell'analisi sulla frequenza sinistri del fenomeno elettrico lo trovate nella mappa in alto, e quindi abbiamo utilizzato delle informazioni sociodemografiche, come facciamo normalmente, con anche in aggiunta queste informazioni di indice meteorologico, quindi altimetria, densità di popolazione, numero di edifici, indice di rischio grande, indice di rischio alluvione per comune. In questo modo anche in comuni italiani dove abbiamo poca esposizione o non abbiamo proprio esposizione, abbiamo potuto esprimere appunto con la clusterizzazione, con l'aiuto di questi indicatori, una similitudine, quindi abbiamo potuto affermare che un certo comune può essere significativamente simile ad un altro comune su cui abbiamo anche delle informazioni in termini di sinistri, per cui l'abbiamo inserito nello stesso cluster, e quindi siamo riusciti ad esprimere un coefficiente, quindi un premio per qualsiasi punto sul territorio italiano. Perfetto, grazie mille. Ha concluso? Avevo ancora due slide sulla mitigation, ma se devo concludere. Abbiamo forse i tempi sì un po' stretti. Possiamo andare anche a quella successiva ed è l'ultima. Niente, che la Reale Mutua ha definito una strategia di sostenibilità approvata proprio dai consigli di amministrazione di tutte le imprese del gruppo, e quindi qua riportiamo un po' nel periodo la riduzione dei consumi energetici. Il 95% dell'energia elettrica deriva da fonte rinnovabile, e dal 2018 Reale Group effettua il calcolo del carbon footprint e attua dei programmi di compensazione
proprio della CO2 emessa, e dico solo questo esempio così poi concludo qui, le 6.600 tonnellate di CO2 del 2018 sono state compensate con l'acquisto di credito di progetti tipo di forestazione dell'area protetta del Po e della collina torinese, della produzione di energia elettrica da biogas di discarica in Cile, perché noi operiamo anche in Cile, e il rimboscamento di una foresta autoctona in Spagna che ha subito, era stata completamente devastata da un incendio. Quindi volevo solo portare un esempio, visto che è stata citata la strategia di sostenibilità. Grazie, grazie a tutti. Buonasera. Grazie a lei, grazie mille. Passo allora la parola immediatamente a dottor Genero, e condivido io lo schermo con le slide del dottor Genero, e quindi le vedete, vero? Perfetto. Sì. Ecco, sì. Quindi non riesco, attivo video e dimmi tu quando, allora okay. Vado direttamente alla prima. Sì, va bene. Ecco. Allora, grazie, sì, la prima slide diciamo che semplicemente per ricordare che il climate, come dire, climate change è parte di quello della categoria più ampia chiamata appunto del environmental, social and governance risk, ma sta prendendo, come dire, un'importanza sua autonoma, come abbiamo visto e come adesso vedremo anche dal punto di vista bancario, per cui diciamo è destinato sicuramente ad essere oggetto di più ampie analisi. Sicuramente anche altri fattori, tipicamente i rischi di inquinamento, piuttosto che appunto le componenti social e governance che ho citato qui, tipicamente le condizioni di lavoro, il lavoro minorile, piuttosto che altri aspetti sulla governance e rispetto delle normative in generale, la compliance, sono aspetti importanti, ma la parte climate ha una dimensione sistemica. Infatti, se vogliamo andare alla slide successiva, questa componente sistemica per le banche è stata, come dire, ritenuta rilevante dai regolatori, perché temono, e non a caso nella prima slide ho messo una fotografia di un iceberg, temono che quello che alla fine stiamo vedendo oggi possa essere la punta di un fenomeno che probabilmente in maniera ancora nascosta sta agendo. Per cui la preoccupazione dei regolatori bancari è quella, in qualche modo, che questo rischio sistemico possa essere da un lato nascosto e potrebbe, come dire, invece manifestarsi anche in tempi più accelerati di quello che ci si attende, e con alto impatto. Quindi da qui l'attenzione da parte dei regolatori bancari su questo tipo di rischio. È già stato detto che distinguiamo fondamentalmente un rischio di transizione e un rischio fisico. Il rischio fisico viene definito, l'abbiamo visto dal punto di vista assicurativo, come acute risk, sono i rischi catastrofali, e ci sono però anche i rischi cronici più di lungo periodo, legati ad esempio appunto all'innalzamento dei mari, che potrebbe avere effetti in termini di impatto sull'industria del turismo piuttosto che del settore agricolo, come anche appunto l'innalzamento delle temperature per il settore ad esempio agri-food italiano, in un periodo orizzonte a 15-20 anni potrebbe avere degli impatti significativi. Questo è comprensibile. Il transition risk, come abbiamo visto, è viceversa più sfumato in qualche modo. Infatti, per indicarlo, normalmente si fanno riferimento a un rischio regolatorio, cioè ad esempio l'introduzione di una carbon tax, o per l'Europa, ad esempio, l'ampliamento dell'European Trading System, di quelle in cui vengono scambiate, no, le quote di emissioni di CO2. In realtà è più ampio, perché appunto c'è il cambiamento tecnologico, e quindi è chiaro che nella misura in cui c'è una spinta anche del settore pubblico, ma un interesse degli investitori a, come dire, capire e pensando alle dinamiche future e capire quali tecnologie potrebbero andare nella direzione di favorire la transizione, il rischio tecnologico è ovviamente un rischio rilevante. E dall'altro lato, se vogliamo, anche proprio la scelta del settore pubblico in termini di policy, di orientare i comportamenti degli investitori e delle banche ad indirizzare l'unica scelta finanziaria verso i controparti o i settori che più vanno nella direzione della transizione, a sua volta diventa un acceleratore. Quindi, mentre nel rischio fisico abbiamo, come dire, un fenomeno che è ben individuato, con alcune sue articolazioni nei vari tipi di rischio,
Viceversa, il rischio di transizione è più sfumato e di più difficile interpretazione, e peraltro forse è quello che invece nei portafogli bancari, dal punto di vista in particolare del rischio di credito, potrebbe rilevare di più. Se vogliamo andare alla slide 4, era... Allora, diciamo con riferimento a quelli che sono diciamo, il punto di vista dei regolatori, e questa? Abbiamo... Scusate che stavo guardando le mie slide, guardo il sito. No, quella... Ah, io non la... è il mio problema, non riesco a vederla, è la slide comunque numero 4. Ok, Climate Risk Regulation. Quella Climate Regulation, quella lì. Diciamo che qui c'è un breve excursus, dal 2015 è stato citato l'accordo di Parigi, questa che vedete è la raccomandazione della Task Force on Climate Financial Disclosure, che è una task force sotto l'egida dell'ONU che ha lavorato e lavora molto sotto il tema dal punto di vista della, diciamo, della disclosure, quindi fissando un framework per dare informazioni al mercato da parte degli investitori e delle banche, e anche ha sviluppato, come dire, delle metodologie e delle proof of concept, ad esempio di stress test, a cui abbiamo partecipato anche noi, quindi una, diciamo, un'organizzazione, diciamo, di tipo mondiale che sta seguendo questo tipo di dinamiche. Arrivando poi invece proprio agli interventi regolatori, in cui abbiamo un piano d'azione che è stato citato dalla Commissione europea, abbiamo l'autorità bancaria europea, l'EBA, che ha emanato delle linee guida riguardo all'origination, nel mondo origination e monitoring nel mondo del credito, in cui una parte è dedicata proprio ai temi ESG e climate, e sta rilasciando anche delle ulteriori ETS, quindi degli standard tecnici, ad esempio di disclosure. E poi abbiamo l'European Central Bank, che non più tardi di qualche mese fa ha rilasciato delle linee guida in cui ha chiesto fondamentalmente alle banche di completare una gap analysis rispetto a queste linee guida, che sono totalmente focalizzate tra l'altro sul climate change, e dall'altro lato di formulare entro maggio, attività che stiamo svolgendo, una roadmap per, come dire, dare evidenza del modo in cui riteniamo di andare a colmare questi gap che abbiamo individuato in questa autodiagnosi. Dopodiché, a partire dal 2022, partiranno le attività di vigilanza, e quindi ci verranno, come dire, a fare challenge rispetto alle soluzioni che avremo individuato. Se vogliamo andare ancora alla slide dopo, Vera? Sì, la 5. Questo, la 5, questo è il, diciamo, il mondo della regolazione. Però abbiamo anche il mondo del mercato, e il mercato in realtà dei segnali li sta dando. Questo è solo un esempio che probabilmente è noto a molti. In termini di capitalizzazione di Exxon verso Tesla, ancorché magari si possa pensare che Tesla in questo momento possa essere anche in una fase di bolla, tuttavia il segnale è estremamente interessante, perché Tesla ha superato la capitalizzazione di Exxon. Un altro elemento che vi do in questo senso: quando c'è stato il momento del collocamento di Saudi Aramco, per un po' il collocamento si era fermato, perché sembra che, da notizie che erano emerse, che non ci fosse una, come dire, un consensus circa la valorizzazione delle riserve di Aramco, che è la national company, che è l'oil national company dell'Arabia Saudita, e ovviamente il maggiore produttore mondiale di petrolio, tra l'altro a prezzi di, a costi di break-even più bassi tra quelli che ci sono a livello mondiale. Quindi è sicuramente il player di riferimento, tuttavia proprio il tema del rischio climatico ha posto, come dire, una questione di come si dovrebbero valorizzare queste riserve, che ovviamente sono i cash flow futuri dell'azienda, del gruppo. Questo è un tema assolutamente, come dire, molto, molto, come dire, dibattuto, proprio perché in realtà esiste una certa incertezza, possiamo dire, quindi non si può parlare di rischio, perché in realtà la completa misurazione di questi fenomeni ovviamente non c'è, sono innanzitutto fenomeni prospettici, forward looking, ma che hanno dei riflessi immediati, perché quando la valutazione di una controparte prende in considerazione aspetti di lungo periodo, e chiaramente la valutazione di un prezzo azionario ovviamente prende in considerazione l'orizzonte di medio-lungo periodo, questi fattori in qualche modo devono essere inclusi. Nel credito è lo stesso, ovviamente non si parla
gli effetti per il credito immediato, credito commerciale a breve termine, ma sicuramente ad esempio in operazioni che riguardano finanziamenti in settori particolarmente esposti, come può essere l'oil and gas, alla transizione, operazioni a 10-15 anni di project financing, la componente del rischio di climatico, in particolare con riferimento al rischio di transizione, è un qualcosa che inizia a essere preso in considerazione. Tant'è che anche le agenzie di rating hanno ormai un paragrafo della loro valutazione di rating che per taluni settori prende in considerazione il rischio di transizione. Se vai magari alla slide successiva. La base, diciamo, per la valutazione, quindi siamo a slide 6, per la valutazione dell'impatto del rischio climatico, sia nella sua componente fisica che in quella fisica, è ovviamente quella di avere a disposizione degli scenari. Qui è stato toccato prima, fondamentalmente si stilizzano alcuni tipi di scenario che possono essere poi anche in qualche modo tra loro, come dire, mescolati, interconnessi, ma fondamentalmente si distingue, diciamo, come tema di transizione lo scenario dei 2 gradi o addirittura del 1,5 gradi, e poi magari della più o meno veloce transizione ad un'economia decarbonizzata in cui prevalgono appunto i rischi di transizione. Viceversa, il business as usual, con più o meno anche qui modifiche rispetto alla storia più o meno efficaci, portano ovviamente ad una preponderanza del rischio fisico. Questi scenari nascono come scenari climatologici, non sono ovviamente pensati per essere tradotti in scenari poi utilizzabili in chiave economico-finanziaria. Questo è un passaggio su cui probabilmente ci saranno delle evolutive, dei miglioramenti anche in termini di metodologie, però oggi alle banche viene chiesto di incorporare questi scenari per poter fare degli stress test di portafoglio. Quindi per il momento la domanda che viene rivolta alle banche dal punto di vista dei regolatori è iniziare a valutare come tener conto a livello di singolo affidamento anche di questo tipo di rischi, e poi lo vedremo nelle slide successive, ma sicuramente il focus principale è essenzialmente una vista forward looking con riferimento ai portafogli, e quindi a poter determinare sotto scenari appunto di stress, sotto questi scenari climatici, quali potrebbero essere gli effetti che si potrebbero determinare sul portafoglio della banca. Quindi in uno scenario business as usual verrà, come dire, considerato scenario in qualche modo di stress con riferimento agli eventi fisici, dove probabilmente ci attenderemo un aumento della numerosità e della frequenza e dell'intensità degli eventi fisici. Negli scenari viceversa 1,5 o 2 gradi, e quindi che vanno verso una transizione poi ordinata, disordinata, più o meno veloce, ci sarà da valutare in che modo quindi il rischio di credito è impattato, in particolare le controparti, soprattutto che operano in certi settori, sono impattate da questi cambiamenti molto significativi. Se andiamo alla slide successiva, questo velocemente, quindi sono gli ambiti che sono coperti nello specifico dalle linee guida dell'ECB, quindi abbiamo un tema di strategia in generale di governo del rischio, quindi anche come ho sentito per i colleghi delle assicurazioni si parla di definire un risk appetite framework che incorpori questo tipo di rischio all'interno delle proprie metriche, di definire una strategia, perché comunque c'è anche una componente di opportunità di business, perché si parla ormai di climate finance, quindi di strumenti e mercati che nasceranno legati alle tematiche climatiche, quindi anche un'opportunità per le banche. E poi via via però si scende su aspetti più operativi, quindi ci sono le metriche, gli strumenti di misurazione e la disclosure che deve essere data agli investitori e al mercato. In questo senso, ad esempio, riceviamo molta pressione dagli investitori per avere informazioni sul nostro portafoglio in termini di esposizione al rischio climatico. Lo strumento principe, come dicevo, è sicuramente lo stress test e la scenario analysis, e poi probabilmente arriveremo anche agli impatti di tipo prudenziale, cioè gli impatti di tipo patrimoniale per le banche. Al momento sia l'EBA che l'ECB hanno escluso che ci siano modifiche, per intendersi, rispetto a quello che chiamiamo è l'impianto di Basilea 2, quindi quello dei rating interni, quindi per il momento non vengono previsti dei buffer prudenziali di tipo patrimoniale per le banche rispetto a questo tipo di rischio. Però nell'ambito invece di quello che è il secondo pilastro, cioè
l'autodiagnosi delle banche riguardo ai rischi del proprio portafoglio e poi il challenge da parte del regolatore su questa autodiagnosi, lì come ho detto sicuramente ci chiederanno di dare evidenza e non escluso che in termini di capitale economico, insomma, un tecnicismo bancario comunque non di capitale regolamentare ma appunto di un buffer in qualche modo di prudenza potrebbero nei prossimi anni anche richiederlo. Questo è un po' il quadro, diciamo, regolatorio. Se andiamo alla slide successiva, diciamo che ritroviamo lo stesso, quindi siamo a slide 8, riportato in modo diverso gli stessi concetti, quindi troviamo da un lato i termini organizzativi nella punta della piramide, la definizione della strategia e appunto del risk appetite, della governance, anche quindi come la banca si attrezza per gestire, quindi se debba essere il comitato, il consiglio di amministrazione, in quale articolazione, un sottocomitato ad hoc, misto magari consiglieri con il chief level della banca per discutere di questi temi, quindi ci sono aspetti anche di questo tipo, fino ad arrivare alle applicazioni. E dall'altro lato appunto si parla quindi di vista banca, portafoglio della banca, portafogli di settore, quelli più esposti, fino ad arrivare invece con questa piramide rovesciata, arrivare fino al singolo cliente, alla singola esposizione. Come dicevo, la vista per il momento mi sembra che sia più focalizzata su una vista di portafoglio, anche perché appunto per la banca rispetto all'assicurazione sono dei rischi in qualche modo per il momento indiretti. È chiaro che il rischio fisico ci può essere un tema di danno economico dovuto alla manifestarsi del rischio fisico, un'interruzione di attività, e quindi questo può comportare un danno economico patrimoniale per la controparte che si può riflettere nel suo profilo di rischio di credito, ma è una delle componenti. Il rischio di transizione è analogo, ma ovviamente su orizzonti, come dicevo, più lunghi, può essere invece già parte in qualche modo della valutazione creditizia di una controparte. Se andiamo a slide 9, qui vediamo il transition risk. Cosa vuol dire fare uno stress test di transition risk su una controparte o su un portafoglio? Qui abbiamo fatto un lavoro su tre settori, l'oil and gas, aviation, automotive. Quali sono le domande che la banca in qualche modo deve rispondere? Se facciamo una valutazione bottom-up di un singolo cliente, quindi parliamo essenzialmente di grandi clienti in questo caso, perché ovviamente per fare una valutazione di questo tipo, come dire, di dettaglio, partendo da dati di tipo climatico e arrivando all'impatto che può generare a livello di conto economico e stato patrimoniale di una controparte, è un'analisi che può valere la pena per dei grandi player o per altri settori. Ebbene, le due domande sono fondamentalmente: quali saranno le modifiche a livello di ricavi, quantità e prezzi di quel tipo di settore, di controparte, e in che misura, in qualche modo, dei nuovi costi, come può essere la carbon tax, che potrebbe essere introdotta magari nel settore oil and gas, potrebbe impattare come costo, ulteriore voce di costo, il conto economico di una controparte. Da qui ne discende poi quello che è un po' il timore grosso a dire proprio dei regolatori, che forse già oggi in alcune industries abbiamo a che fare con gli stranded asset, cioè con degli asset, in particolare possiamo fare l'esempio di un pozzo di petrolio, che per i suoi costi di break-even di estrazione potrebbe non essere, su un orizzonte a 10, 15, 20 anni, potrebbe non essere più conveniente sfruttare, anzi poter diventare una fonte di costi legati al decommissioning, o comunque la chiusura del decommissioning può essere più, diciamo, degli impianti, come per il power generation, ma per l'oil and gas possono essere altri costi di chiusura comunque del pozzo. Queste sono considerazioni quindi operative in cui si cerca di modellizzare questi effetti, in questo caso con un approccio bottom up, direttamente sulla singola controparte. Quindi una modellizzazione che cerca di toccare gli ambiti di costi e ricavi individuati per poi ricostruire una sorta di dinamica prospettica di bilancio e averne poi un'indicazione quindi di qualità creditizia e di evoluzione, di transizione dalla qualità creditizia alla controparte alla luce di questi fenomeni. E qui ad esempio poi si introduce un ulteriore elemento di forte incertezza, perché molte aziende, ad esempio dell'oil and gas, stanno pianificando di passare e diventare in qualche modo produttori di energia, quindi quello che viene chiamato il switching green, cioè di passare alla produzione di
energia da fonti rinnovabili. Ad esempio, parlando di Eni, è sicuramente uno dei soggetti che si sta dedicando in quest'area. E questo, devo dire, è da un lato un elemento che può garantire la sopravvivenza sicuramente di questi gruppi su orizzonti lunghi, ma dall'altro lato a sua volta è una fonte di certezza, perché comunque quando anche vengono pianificati investimenti per miliardi per anno con l'entrata in settori che non sono però, diciamo, quelli storicamente in cui il gruppo opera, si pone anche ovviamente un tema poi di execution risk o della capacità di saper svolgere anche con il timing corretto questo tipo di investimenti. Quindi da un punto di vista proprio anche di comprensione strategica della controparte, il discorso si fa poi piuttosto complesso. Se andiamo a slide 10, sempre per il transition risk, viceversa, il mondo, chiamiamolo, delle PMI, quindi delle aziende operanti anche in settori non necessariamente particolarmente esposti a rischio di transizione e su cui ancora non abbiamo dei dati, perché ovviamente mentre per i grandi player quotati con la disclosure legata alla DNF un certo tipo di informazioni sono disponibili, esistono ormai database e provider che forniscono informazioni, ma fondamentalmente sul mondo delle aziende listed, quindi dei gruppi listed, quindi fondamentalmente grandi gruppi, sul mondo delle PMI abbiamo pochissime informazioni, quindi si fanno dei ragionamenti settoriali. E qui praticamente questo è un esempio, si cerca di andare a costruire questo che abbiamo chiamato transition vulnerability factor sulla base di alcune informazioni di quel settore e magari qualche informazione specifica poi della singola impresa, senza avere il livello di dettaglio di un grande gruppo, si cerca di attribuire al settore, come dire, sulla base fondamentalmente delle sue emissioni. A destra vedete un esempio di quello che dovrebbe essere calcolato per il settore auto, di arrivare appunto ad avere un'intensità emissiva del settore ed eventualmente modificando qualche cosa per arrivare al livello della singola impresa, se qualche informazione è disponibile, come dicevo, e quindi si sta pensando un domani a come raccogliere queste informazioni, se dovranno essere dei questionari, se ci saranno iniziative di sistema per favorire la disclosure di queste informazioni. Comunque si adotta un approccio più di portafoglio, che chiamiamo quindi top down, in cui partendo da considerazioni macroeconomiche e settoriali si arriva ad avere un minimo di stima di impatto su quel settore, che poi viene in qualche modo traslata come ultimo step sulla singola impresa. Quindi le due logiche del rischio di transizione sono una modellizzazione bottom up direttamente sui financial della controparte, ma questo è per i grandi player, e viceversa una visione più settoriale, macroeconomica settoriale per il mondo delle PMI, dove però qualche informazione individuale della singola impresa può arrivare per ripartire l'effetto, diciamo, settoriale, ripartirlo in maniera più corretta sulle singole imprese che appartengono a quel settore. Se andiamo invece alla slide successiva, per quanto riguarda il rischio fisico, qui ci sono notevoli ovviamente assonanze con il mondo delle assicurazioni, perché si tratta di segmentare il proprio portafoglio e fondamentalmente, ad esempio, nell'ottica della banca, un tema sarà sicuramente quello di geolocalizzare tutti gli immobili che o abbiamo in garanzia o comunque sono immobili importanti per il cliente, ad esempio per la sua produzione, geoposizionarli, perché poi dall'altro lato verranno costruite abbiamo in corso di predisposizione delle mappe di rischio, queste hazard heat map, che fondamentalmente fanno una mappatura del territorio italiano, ma ci può essere ovviamente a livello mondiale. Per la banca in questo caso, come per Intesa San Paolo, il grosso comunque dell'esposizione è sull'Italia, quindi ci stiamo concentrando sull'Italia, ma per avere l'impatto dei diversi rischi di tipo fisico, quindi l'innalzamento dell'acqua marina, il flooding, le tempeste di vento, eccetera. Una volta che quindi abbiamo geoposizionato su queste map, ad esempio, gli immobili rilevanti per il portafoglio dei nostri clienti, vengono utilizzati gli scenari per costruire l'evoluzione prospettica, appunto, di tipo climatico, che poi in qualche modo guida, quindi da questi scenari climatici ne discendono indicazioni circa l'aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni. Quindi un conto è quello che vediamo storicamente, quindi le hazard map ci consente di costruire su basi storiche quello che è stato il rischio finora e di geoposizionare le nostre controparti su queste heat map.
gli scenari consentono, come dire, di fare un what if rispetto a come cambieranno questi eventi atmosferici in prospettiva, che andranno quindi appunto ad intensificarsi sia come numerosità che come intensità. E poi arriva una quarta componente, che occorre avere una sorta di, come dire, elasticità del danno rispetto al fenomeno fisico osservato. Quindi tipicamente la domanda è: ma se il flooding dovesse passare da una media in un certo territorio di 30 centimetri per anno a diventare un metro e mezzo, qual è l'intensità del fenomeno che osservi in termini di danno e del permette di interruzione di attività sulla controparte? Quindi queste damage function hanno una funzione fondamentale, perché devono appunto, come dire, associare l'evento al tipo di danno che provoca sulla controparte. In questo modo, grazie quindi agli scenari prospettici, si può arrivare a costruire degli scenari di stress che possono arrivare a dire a orizzonte a 10-20 anni quali potrebbero essere a livello di portafoglio l'intensità dei fenomeni di tipo fisico da un lato e dall'altro l'impatto che potrebbero determinare sulle controparti presenti nel portafoglio della banca. Se andiamo alla slide dopo, c'è un'esemplificazione, e come è già stato visto anche nell'ambito prima dell'esposizione da parte dei colleghi delle assicurazioni, questo vuol dire costruire un heat map, quindi una rappresentazione dal punto di vista del rischio fisico del territorio italiano in maniera ovviamente dettagliata, tenendo conto dei vari tipi di rischio. Questa è l'ultima slide, la slide 13, ad avere una rappresentazione che, se oggi ho posizionato ad esempio in Liguria una serie esemplificativa, giusto per dare un'idea, non siamo ancora a questo livello, ma questa è la direzione verso cui stiamo lavorando. Se quindi sono in Liguria e oggi ho posizionato i miei clienti sul territorio dal punto di vista poi dei vari tipi di rischio di tipo climatico che si possono manifestare, o come dire la materia prima, la base per poter costruire poi delle sensitivity appunto legate all'evoluzione degli scenari climatici, per derivare poi delle valutazioni di impatto prospettico, come dico, perché quando parliamo tra l'altro di questi scenari di stress di tipo climatico parliamo orizzonti 2030, 2040, addirittura si arriva anche al 2050, ovviamente con tutte le caveat del caso, però quello è quello in cui la direzione verso la quale si sta andando. Tra l'altro con un problema non da poco, perché l'industria bancaria storicamente negli ultimi 10 anni ha lavorato con scenari di stress test che vengono richiesti dai regolatori, ma sono tipicamente scenari di stress test macroeconomico con orizzonti a 3 anni. Quindi anche questo dal punto di vista della regulation bisognerà capire poi come cambierà. Probabilmente saranno, credo, gli stessi regolatori che ci daranno indicazioni degli scenari da utilizzare, anche per avere un level playing field tra tutte le banche, e ogni banca dovrà poi fare un esercizio al proprio interno per vedere l'impatto sul proprio portafoglio. Questo è quanto. Grazie, e allora interrompo la condivisione. Grazie Guido. E cedo subito la parola al professor Zambon. Abbiamo visto che la disclosure gioca un ruolo fondamentale, e quindi il professor Zambon dell'Università di Ferrara, ordinario di economia aziendale e anche segretario generale della Fondazione Organismo Italiano di Business Reporting, e ci parlerà del ruolo dell'informativa non finanziaria, delle diverse dimensioni della performance e del nuovo concetto di valore. Grazie Stefano, a te la parola. Grazie. Allora, io ho presentato un qualche slide, ovviamente magari taglieremo un pochino, perché il tema, il mio ruolo all'interno di questa riunione, molto interessante peraltro e non così comune, è quello di mostrare come il rischio climatico si ponga in realtà all'interno di un più vasto fenomeno, che è quello, come dire, del cambiamento nell'ambiente, cambiamento nella società, quindi rischi sicuramente ambientali e sociali, e in generale quindi una nuova concezione di quello che è performance e valore. Allora mi permetterei, se sei d'accordo, di condividere lo schermo. Ovviamente in questo momento lo schermo dovrebbe essere condiviso, ma è il solito problema che a volte, come dire, scompare il... Eccolo qua, sì, l'ho trovato, scusate.
Eccoci qua. Allora, mi vedete? Vedete tutto? Si vede bene? Sì, sì, si vede bene. Perfetto. Allora, infatti, se vedete il titolo, è il ruolo di informazione non finanziaria, le diverse dimensioni della performance e il nuovo concetto di valore, che trattarlo in 15 minuti è una bella sfida. Allora, l'agenda sono 4 punti: rischio climatico nell'ambito più vasto del cambiamento socio-economico ambientale, nuovi strumenti per nuovi concetti, 2 parole su cos'è l'OIBR, l'Organismo Italiano di Business Report, e una veloce considerazione conclusiva. Il rischio climatico non è altro che la punta dell'iceberg, per usare una terminologia no probabilmente appropriata, dei cambiamenti in atto nel contesto socio-economico ambientale. Ne abbiamo parlato a IOSA fino a poco fa in maniera estremamente competente ed esperta. In realtà poi il rischio climatico va vissuto e visto all'interno di un più ampio fenomeno di cambiamento del contesto socio-economico ambientale. Ricordo ad esempio che tutta l'attenzione di carattere anche politico a livello di Unione Europea viene dedicata proprio a queste tematiche nell'ambito del progetto dell'Unione Europea, la cosiddetta Sustainable Finance, della finanza sostenibile, che riguarda gli investitori. Cioè l'idea è che occorra anche da parte degli investitori di produrre informazioni anche sul rischio climatico, ovviamente affrontato con i propri investimenti, ma non solo il rischio climatico, i rischi ambientali, i rischi sociali e in generale gli impatti socioambientali. Quindi le imprese producono informazioni su questi aspetti climatici, ambientali, sociali, e queste informazioni vengono utilizzate dagli investitori, creando così una specie di catena di informazione dell'informazione ESG, Environmental, Social and Governance, tra imprese e fondi di investimento. Quindi si ruola inoltre, come ulteriore, quindi in generale, si nota un ruolo sempre più preminente delle risorse intangibili, scusate, per me sono sempre piuttosto importanti anche in questo ambito, le risorse intangibili delle aziende, nonché degli aspetti ambientali e sociali per la sostenibilità della creazione di valore. C'è una sostenibilità socioambientale, ma ovviamente siamo tutti interessati anche alla sostenibilità della creazione di valore da parte delle varie organizzazioni, da parte delle imprese. Quindi una sostenibilità più ampia che riguarda appunto la capacità di creare valore in un contesto socio-economico ambientale diverso. È chiaro che, fra le altre cose, occorre rinnovare le strategie, i modelli di business, ne abbiamo parlato poco fa, i relatori mi hanno preceduto, i processi organizzativo-produttivi interni alle imprese, la mentalità, il mindset, qualcosa di molto intangibile, se mi permettete, le risorse umane stesse vanno rinnovate e adattate. Diventa molto importante che quindi la capacità di creare valore nel tempo, quello abbiamo chiamato un attimo fa la sostenibilità della creazione di valore, va quindi coniugata, può essere raggiunta nella misura in cui si riesca a coniugare le esigenze di business con risorse intangibili, che sono la base della creazione di valore, e ovviamente il rispetto socioambientale e anche la conoscenza del rischio socioambientale e in particolare climatico. Quindi un panorama molto più complesso, paradossalmente, parlavamo di complessità 10, 15, 20 anni fa, e adesso ci troviamo in una situazione ancora più complessa. Il Wiki, che è il network mondiale che si occupa di risorse, della misura e del reporting delle risorse intangibili, sintetizza un po' questi concetti complessi in questo modo. Ovviamente, come tutte le semplificazioni, ci hanno aspetti positivi e aspetti negativi, ma sostanzialmente abbiamo da un lato, in basso a sinistra, gli intangibili, il modello di business, la strategia. A destra ovviamente avremo, in basso a destra, tutto il problema del rispetto socioambientale, il trattamento dei rischi socioambientali, e ovviamente in alto il modello di business. Quindi il concetto diventa non più quello della sostenibilità socioambientale, ma un concetto più ampio di sostenibilità del business, sostenibilità dell'impresa. È ovvio che in questo nuovo scenario, quando io insegno ai miei studenti la performance di imprese, insegno economia aziendale, quindi mi tocca, faccio fatica a dire che è un problema di utile e basta, o di flussi di cassa disponibili. No, il concetto è ormai molto più sfaccettato. Cos'è la performance dell'impresa? Certo, gli utili, i dividendi, i flussi di cassa, certamente, ma non solo, è molto più complicata. Posso avere situazioni di buona situazione economica, lo vediamo un esempio fra qualche secondo, ma situazioni potenzialmente di non creazione di valore,
di qui no, al breve medio termine. Il concetto stesso di valore si sta modificando. È una cosa importante questo, perché forse è un po' strisciante. C'è la famosa canzone che dice nasce un poco strisciando. Ecco, un po' sì, è un po' così. Cioè, il concetto di valore si sta ampliando e non si riferisce più solo all'aspetto del capitale finanziario e ai rischi di tipo finanziario. Cioè, un'impresa, facevo questo esempio, un'impresa può andare bene dal punto di vista economico-finanziario, ma ad esempio la sua reputazione, per qualche motivo, in termini di prodotto, sta scendendo presso i clienti, ha un rischio climatico elevato perché è posta in situazioni di geolocalizzazione complicata, in rapido peggioramento. Ecco, il valore dell'azienda qual è? Non è più solo un fatto finanziario, ma il valore comincia a diventare qualcosa di molto più ampio. Poi, parlando di valore, parliamo di valore solo per l'azienda dato che stiamo parlando di valore, parlando di aspetti socioambientali, parliamo anche di valore per gli stakeholder e la società nel suo complesso. Voi capite che dietro il concetto di valore in realtà c'è un'ambiguità sempre maggiore che io avverto, forse un po' come studioso della materia, ma anche come segretario generale della Fondazione IBR, cioè che cos'è esattamente valore, no? Da che punto di vista? Permettetemi un po', capisco che sono concetti un po' sfidanti, magari sembrano un po' provocatori, ma sono parte di un dibattito internazionale in corso. E quindi le risorse chiave dell'azienda non è più solo il capitale finanziario, mi rendo conto che il capitale finanziario rimane sicuramente centrale, ma ormai sempre di più si parla no, di organizzazione dell'azienda, di innovazione, dei clienti, del capitale clienti, il capitale reputazionale, ovviamente l'utilizzo appropriato del capitale naturale, la qualità del capitale umano, la leadership, eccetera. Cioè, da capitale, una volta Karl Marx, quando parlava di capitale, intendeva ovviamente capitale finanziario. Ormai, secondo molti commentatori, è un'opinione molto diffusa, occorre parlare di capitali aziendali. Quindi il problema è che se il problema è quello di mantenere una capacità di creazione di valore nel tempo, occorre governare tutte queste risorse in modo consapevole per gestire anche i processi. E occorrono quindi degli strumenti diversi. No, abbiamo il bilancio d'esercizio, ma abbiamo necessità anche di strumenti più ampi che dimostrino la capacità di creazione di valore nel medio e lungo termine. Ma quali sono questi strumenti? Ma il bilancio non basta. Ecco, il bilancio sicuramente è fondamentale e chiave, però il bilancio ha molti limiti. Permettetemi di dirlo io che lo insegno, e quindi in qualche modo è anche un'autocritica, se volete. La situazione economico-finanziaria e il valore creato emergono dal bilancio, ma non basta per capire perché e come un'azienda sia in grado di creare valore nel tempo. Una domanda semplice, perché questa impresa crea valore nel tempo? È capace di creare valore nel tempo? Una domanda in fondo quasi banale. Noi col bilancio questo non siamo in grado di risponderci. Peraltro, due elementi, no? Dicevo prima, un'economia sempre più basata su risorse soft, sulla conoscenza, su cose no, che impalpabili, intangibili. È chiaro che tutte queste misure sugli intangibili aziendali, specialmente se sono quelli internamente generati, quelli che impattano maggiormente sulla capacità di creazione di valore, perché sono quelli internamente generati, normalmente quelli più, no, quelli chiave per la creazione di valore, queste informazioni le abbiamo pochissime nel bilancio. E l'altro problema è che il bilancio d'esercizio è centrato giustamente, è giusto che sia così, sull'azienda, sull'impresa. E quindi non riguarda, non tiene presente, no, se non in modo limitato, i fattori, gli impatti esterni, le cosiddette esternalità, direbbero gli economisti, gli impatti esterni dell'azienda che non siano strettamente economico-finanziari o legali. Quindi c'è un problema, come dire, di focus del bilancio. Il focus è sulla reporting entity, sull'entità, no, che opera il reporting. Però tutte le esternalità, o quasi tutte, a meno che non abbiano implicazioni economico-finanziarie legali immediate, sostanzialmente non entrano. Siamo ciechi rispetto a questi aspetti. Ecco che allora esistono nuove forme, no, di rendicontazione, di cui anche il rischio climatico comincia a far parte, viene inserito. Quella più ovvia, più conosciuta per certi aspetti, è il bilancio di sostenibilità, che in Italia ha preso sempre di più la forma della dichiarazione non finanziaria.
La dichiarazione finanziaria deriva dalla direttiva dell'Unione Europea 95-2014. In Italia è stata implementata, è stata recepita questa direttiva col decreto legislativo 254-2016. La DNF, no, per gli amici, la dichiarazione non finanziaria, è obbligatoria per gli enti di interesse pubblico sostanzialmente di dimensioni notevoli, enti di interesse pubblico, quindi banche, assicurazioni e società quotate, con dipendenti superiori a 500 unità e con ricavi netti superiori a 40 milioni oppure con un attivo superiore a 20 milioni. I contenuti sono quelli ovvi, temi ambientali, sociali, il personale, rispetto ai diritti umani, la corruzione attiva e passiva, che ovviamente devono essere materiali, cioè rilevanti. Occorre descrivere il modello di aziendale di gestione e organizzazione, cosiddetto business model, le pratiche, no, le politiche praticate dall'impresa, scusate, i risultati conseguiti. E infine, visto il tema del nostro seminario non è banale, i rischi generati o subiti, attenzione, i rischi generati o subiti, mi sembra una precisazione molto importante da parte del nostro legislatore del 2016. Quindi i rischi che riguardano l'impresa, i servizi, i rapporti commerciali e anche le catene di fornitura. Questo è un tema molto delicato perché capite che questo bilancio di sostenibilità o dichiarazione non finanziaria si allarga di molto. Peraltro anche qui il tema non è semplicissimo, dice vabbè allora abbiamo risolto il problema. Beh, come spesso succede, non è semplice, è meno semplice di quello che sembra. L'ho chiamata, no, in maniera un po' enfatica, la battaglia degli standard. Qui ci sono ovviamente report di sostenibilità che hanno però diversi standard che si confrontano nel mercato. Il più utilizzato in Italia è il cosiddetto GRI, gli standard del GRI, Global Reporting Initiative, ma ha una certa rilevanza anche quello integrato. Negli ultimi mesi, peraltro, questa battaglia si sta diffondendo in maniera, diventando, come dire, quasi sistematica, perché c'è un confronto da un lato a livello di Unione Europea, dall'altro a livello globale. No, una specie di battaglia per la standardizzazione di queste informazioni non finanziarie di sostenibilità e quindi anche relative ai rischi climatici. In Europa abbiamo la Commissione Europea che è iperattiva su questo tema, nuova direttiva che sta per uscire in marzo sulle informazioni non finanziarie e quindi di sostenibilità, una delega a un organismo chiamato EFRAG per esaminare la possibilità di emanare, no, dei sustainability standards europei. A livello globale persino le fondazioni FRS, quello dello IASB, sta decidendo e praticamente ha deciso di avere un secondo board per le informazioni di sostenibilità e in particolare quelle legate al cambiamento climatico. Altri standard setter già preesistenti, cosiddetti gruppo dei cinque, no? Il group of five, si stanno mettendo assieme per cercare, come dire, di partecipare anche loro, no? In questa gara, no? degli standard di sostenibilità. Quindi anche qui c'è un tema molto importante di queste settimane, dei prossimi mesi, su chi poi fisserà questi standard e poi se ci sarà un aspetto europeo che sarà coerente con l'aspetto con la standardizzazione globale. Capite che questo potrebbe creare qualche inconveniente. Un'altra risposta a queste tematiche, cerco di chiudere nei prossimi 3-4 minuti, è il report integrato, dove sostanzialmente il report integrato è un report più ampio rispetto a quello di sostenibilità, in cui praticamente si cerca di capire la creazione di valore di un'organizzazione. Creazione di valore di un'organizzazione che passa per delle risorse, chiamate capitali, appunto, e con un'ottica di breve, medio e lungo periodo. È una forma ancora volontaria, comunque può essere coerente col decreto legislativo 254, no, il nostro decreto 254-2016, è fondato su un framework, su un quadro concettuale di riferimento rivisto un mese fa, praticamente, un mese e mezzo fa. Ovviamente gli indicatori sono di natura finanziaria, ma soprattutto di natura non finanziaria. L'idea di fondo è quella di aiutare le organizzazioni a migliorarsi attraverso, anche attraverso il reporting, che dovrebbe portare nel migliore delle situazioni a un pensiero manageriale integrato, cioè un integrated thinking, quindi uno stile gestionale più olistico, volto a superare, se possibile, i cosiddetti silos organizzativi. Perché volevo farvi vedere questo? Ecco, volevo arrivare qui perché è interessante come dentro il report integrato questa seconda forma di accountability, di rendicontazione da parte delle imprese che tenga dentro anche il rischio climatico e in generale gli impatti socioambientali,
si parla di diversi capitali. Vedete, c'è il capitale naturale, che quindi riguarda il rischio climatico, evidentemente. I capitali in blu, l'umano, l'organizzativo, il relazionale, sono quelli tipicamente intangibili. E poi ci sono i capitali tipici che conosciamo, che è il capitale finanziario. Il capitale materiale sono quello delle infrastrutture, i cosiddetti, no, immobilizzazioni materiali per chi fa contabilità. Quindi si tratta di, capite, un modo di concepire la ricchezza e la creazione di valore molto più ampia, dove la performance non è legata strettamente, come potete ben capire, al capitale finanziario. Se possiamo, no, la stessa in concetto la possiamo mettere, come dire, no, in verticale, invece che metterlo su cerchi concentrici, dove abbiamo a sinistra praticamente i capitali tipici del bilancio, il nostro ben amato bilancio d'esercizio, a destra quelli del reporting di sostenibilità e in centro quelli relativi, le informazioni relative ai capitali intangibili. Vedete che l'insieme ti permette di avere sostanzialmente un report integrato. Vabbè, adesso qui su questo è inutile ci soffermiamo, in questo framework ci sono vari concetti fondamentali, principi, elementi di contenuto, questi ve li rimando. Questo è interessante perché come viene vista l'impresa all'interno di un report integrato. A sinistra, vedete, ci sono i capitali, finanziario, manifatturiero, materiale, intellettuale, organizzativo, umano. A destra ci sono gli stessi capitali e dentro, nella scatola, cosiddetta scatola nera, che non è più una scatola nera, ci sono tutte le attività che portano sostanzialmente a un incremento, una variazione nel valore dei capitali che passa per gli outputs, cioè i prodotti, i servizi, e gli outcomes, che sono gli impatti appunto sui capitali stessi. Ci sono ovviamente in questa scatola di trasformazione molto complessa i rischi, la strategia, le performance in senso ampio, la visione, il purpose, cioè la finalità dell'azienda. Quindi capite, è il report integrato corrisponde anche a una diversa visione di come funziona l'azienda, più articolata se volete, non completamente diversa, ma certamente molto più articolata. Esempi in Italia ne abbiamo tanti, questa è un'azienda che fa 3 milioni di fatturato, che ha prodotto un report integrato qualche anno fa, si chiama, è un'azienda di Firenze, di Regulatory Pharmanet, RPN, questo l'ha fatto nel 2019, un'azienda di 3 milioni di fatturato, questo l'ha fatto direttamente in inglese perché era rivolto a degli... questo è l'amministratore delegato dell'azienda, quindi l'ha fatto perché era rivolto anche degli investitori per private equity, per dire che ecco, non è una cosa da grandi imprese solo. Questa è la Despar, credo che conosciamo tutti la Despar, Despar Nord-Est, e questa a destra è un'azienda che fa 10 milioni di fatturato, che è la Staffer di Faenza. Quindi ovviamente poi abbiamo Unipol, abbiamo aziende che, di grandi dimensioni, Generali, Terna, eccetera. Rapidamente in chiusura, abbiamo anche l'espansione del report integrato presso non profit, per esempio il CARA di Mineo, che purtroppo noto alle cronache non necessariamente per gli aspetti positivi, ma in realtà hanno prodotto un interessante report integrato. Abbiamo la FIGC, anche la Federazione Italiana Gioco Calcio. Si sta espandendo nel pubblico, queste sono due comuni che hanno pubblicato i primi report integrati in Europa, una è turca, quella a sinistra, e quella a destra è il comune di Sasso Marconi, che ovviamente è vicino a Bologna. In particolare, quello del 2019, il report integrato è stato premiato come Oscar di bilancio. Fra pochi mesi avremo il report integrato del comune di Bologna. Allora, quindi praticamente potremo stabilire una specie di gerarchia, no? Nella capacità di rappresentare da parte di quei nuovi strumenti la creazione di valore nel medio e lungo termine dell'azienda e quindi anche includere informazioni non finanziarie tipo quelle del rischio climatico. L'OIBR lavora su queste tematiche, ovviamente è un luogo di incontro, una voce del nostro paese nel dibattito internazionale, pubblichiamo linee guida, pubblichiamo ovviamente studi, ricerche, principi, eccetera. La cosa interessante è che è un soggetto nuovo perché è aperto, è una fondazione di partecipazione, quindi ciascuno può aderire, avendo chiaramente un minimo di requisiti professionali, semplicemente riempiendo un modulo e inviandolo. Chiaramente siamo molto, dal punto di vista internazionale, molto conosciuti, forse più che in Italia, perché abbiamo un endorsement da parte dell'Integrated Reporting Council, il GRI, il SASB americano, eccetera. Non abbiamo scopo di lucro, ovviamente operiamo nell'interesse pubblico e siamo tirati molto dalle esigenze degli operatori. Io direi che sostanzialmente volevo anche dire che rinforzare quello che ho detto alla professoressa Palea,
noi pubblichiamo degli studi, quello in basso a destra è quello della professoressa Palea, co-curato dalla professoressa Palea, ma vedete che, come dire, è piuttosto ricca la nostra produzione. Sottolineo per i dottori commercialisti in ascolto che abbiamo pubblicato uno studio sul report integrato per le piccole e medie imprese con linee guida operative. Quindi se qualcuno è interessato può tranquillamente scaricarlo dal nostro sito fondazioneoibr.it. Abbiamo dei gruppi di lavoro, fra cui anche quello sugli SDGs, ovviamente, e il reporting e le performance. Abbiamo sulla materialità il concetto di rilevanza informativa e la premonizione delle crisi di impresa per le PMI utilizzando informazioni non finanziarie. Qui all'interno c'è anche l'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, che sono membri fondatori peraltro della Fondazione OIBR. Chiudo dicendo che esiste un quarto segnalo, il quarto convegno nazionale che stiamo organizzando, che sarà un grande convegno online ovviamente, il martedì 23 marzo. La mattina la parata di stelle internazionali che da tutto il mondo, avremo tutti i grandi organismi dalla Commissione Europea all'OIASB, al Financial Stability Board, avremo tutti gli standard, il gruppo di 5, vi ricordate, quelli di Standard Setter, e nel pomeriggio avremo sostanzialmente attori molto importanti italiani, fra cui la Consob, la Banca d'Italia e speriamo il neo ministro dell'economia, il dottor Daniele Franco. Io con questo direi mi fermo qua, chiedo scusa, ho sforato anche un pochino, ma spero che possa essere stato compensato da un po' di interesse per la materia. Vi ringrazio. Grazie mille, grazie Stefano. Allora passo all'ultima relazione, che è un case study. Per Iran interverrà il dottor Fabrizio Tucci, responsabile del risk management, e il dottor Trombetta di Marsh Advisory e il dottor Diglio, sempre di Marsh Advisory. Quindi grazie mille, grazie. Vi vediamo, perfetto, grazie mille. Grazie professoressa, buonasera a tutti, grazie agli organizzatori dell'evento per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Partiamo con una slide di inquadramento del contesto di riferimento, dove diciamo in sintesi che i rischi collegati al cambiamento climatico assumono, lo abbiamo visto finora, una rilevanza sempre crescente per le organizzazioni. È difficile trovare organizzazioni, pur nell'accezione più ampia del termine, che possano dirsi immuni da rischi correlati ai cambiamenti climatici. Altrettanto difficile trovare aree del pianeta che possano dirsi immuni dai rischi correlati ai cambiamenti climatici. Vediamo qualche dato, guardandoci alle spalle, vediamo come in una ventina d'anni sostanzialmente a livello mondiale il numero di eventi sia aumentato di oltre il 40%. E oltre alla numerosità, fra l'altro, bisogna ricordare che anche la magnitudo degli eventi è indubbiamente aumentata. Venendo da vicino al nostro gruppo IREN, Utility, che sicuramente conoscerete, in questo contesto IREN, per le ragioni che spiegheremo meglio fra poco, ha già da tempo intrapreso iniziative e assunto impegni. Impegno innanzitutto sul fronte della decarbonizzazione. Ad esempio, da anni, posso dire tranquillamente, da oltre un decennio partecipiamo al Carbon Disclosure Project, che è stato richiamato da chi mi ha preceduto. Quanto ai risultati concreti ne cito alcuno: quasi 700.000 tonnellate di petrolio equivalente risparmiate nel 2019, produzione da fonti rinnovabili assimilabili più 66% in 10 anni, superiamo con queste fonti il 76% dell'intera nostra produzione di energia contro una media nazionale di circa il 40%, 2,8, quasi 3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate nell'ultimo anno, per cui l'impegno, diciamo, è un impegno concreto. Altrettanto concreto è l'impegno sul fronte dell'economia circolare nella gestione dei rifiuti. Abbiamo nei territori in cui operiamo una raccolta differenziata che si avvicina al 70% ed era del 56% nel 2010, e il dato nazionale attuale, pensate, medio di circa il 58%, per cui siamo di circa 10 punti oltre la media nazionale.
e abbiamo un importante piano di investimenti evidenziato nell'ultimo piano industriale presentato qualche mese fa, che fra l'altro è finalizzato a potenziare proprio il nostro parco impiantistico per recupero di materie dei rifiuti. Rispetto al 2018, in meno di 2 anni, questi sono dati non ancora il 2021, sono dati, si ferma al 2019, più 145.000 tonnellate trattate in termini di recupero di materie di rifiuti. Terzo tema che segnaliamo in termini di impegni, l'uso sostenibile nelle risorse idriche. Le nostre perdite sono di quasi 10 punti inferiori alla media nazionale. Puntiamo molto sulla distrettualizzazione, fra l'altro nelle opere, nelle aree in cui siamo presenti storicamente, copriamo con questa distrettualizzazione della rete idrica circa il 52% della rete, il che si traduce positivamente in una riduzione dei prelievi di acqua e delle perdite. Si parlava di TCFD poco fa, siamo completamente allineati a quelle che sono le raccomandazioni della TCFD, tutte e quattro le aree delle raccomandazioni, cioè la governance, vale a dire il coinvolgimento dei vertici nella gestione del climate change pieno, lo vedremo dopo. Il secondo, la strategia, il tema del climate change è integrato nella strategia aziendale. Sul fronte dei rischi possiamo dire tranquillamente, anche qui lo vedremo fra poco, l'approccio è sostanzialmente risk-based nella gestione dei rischi climatici, dei cambiamenti climatici, e ci stiamo adottando, ci siamo già adottati, di metriche obiettivi, cioè di misurazioni oggettive che sono oggetto di disclosure a livello di rendicontazione, come richiamava il professore prima, e anche a livello di piano industriale, sono visibili ad esempio sul nostro sito internet. Mappatura e quantificazione dei rischi e opportunità, e qui richiamiamo il case study che vedremo fra poco, è questo il focus, cioè l'adozione di un modello valutativo degli impatti economico-finanziari, anche economico-finanziari, dati dal climate change, su orizzonti temporali evidentemente che vanno fino al 2030-2040 per le ragioni spiegate a chi mi ha preceduto. Vado alla slide successiva, la numero 3, per richiamare che il contesto di riferimento è particolarmente importante per noi come multi-utility e chiaramente un ruolo chiave quello delle multi-utilities in questo contesto dei cambiamenti climatici, sia per quanto attiene le proprie attività, sia perché fornendo le nostre utilities ai clienti siamo in grado evidentemente di condizionarne a loro volta i processi produttivi e distributivi. E come spesso accade, insieme alle grandi sfide, ci sono, e sono tante le sfide nell'ambito dell'evoluzione tecnologica in campo energetico, dicevo, sorgono rischi ma anche grandi opportunità da cogliere. Sul fronte della regolamentazione e riferimento occorre ricordare che sul fronte delle tassazioni del CO2 in Italia siamo meno avanti rispetto ad altri paesi, ma ci aspettiamo nei prossimi anni un rapido allineamento e una crescita sul fronte di questa tassazione. Ci sono già forme di tassazione comunque che riguardano il nostro settore, purché parziali, ma lo scenario, vedete qui qualche dato, è sicuramente un incremento evidente nel nostro settore dei rischi da transizione e conseguenti aspetti regolatori. Sapete che i nostri business in buona parte sono soggetti a regolazione. Tecnologia e competitività, per dire che cosa? Che abbiamo già assistito a una prima rivoluzione tecnologica negli ultimi 10 anni, vedete lì qualche informazione sulle tecnologie fotovoltaiche, meno 49% del levelized cost of energy, meno 84% sul fronte delle eoliche. Capite che nel panorama delle fonti energetiche sono dati, per dirle con un termine anglosassone, assolutamente disruptive, e l'incremento della diffusione delle fonti rinnovabili è stato assolutamente superiore negli ultimi anni rispetto a qualsivoglia previsione. Opportunità, lo dicevo prima, sono molte comunque le opportunità per il nostro settore, dalla mobilità, della diffusione della mobilità elettrica, lato consumi, lato servizi che possiamo fornire, siamo già attivi da qualche anno
nella diffusione dei servizi di mobilità elettrica e nella conversione del nostro parco mezzi, mezzi prevalentemente ad alimentazione elettrica, economia circolare nella gestione dei rifiuti. Anche questo è un tema assolutamente centrale nel nostro caso, evidente che è altrettanto centrale la crescita del fabbisogno di depurazione idrica, che noi definiamo come un'opportunità, perché dobbiamo pensare che la riduzione delle risorse idriche per effetti climatici determinerà ad esempio una crescita del fabbisogno di depurazione per rimettere in circolo acqua pulita. Pertanto, oltre a rimettere nel ciclo i rifiuti sotto altra veste, dovremmo rimettere in circolo anche in misura maggiore acqua pulita. Vado alla slide 4 e arrivo più da vicino al contesto del nostro progetto, un progetto che abbiamo chiamato internamente Climate Change Management, proprio perché riteniamo che il climate change sia tema di management e non soltanto di disclosure o di altro, è tema di management ed è articolato il nostro progetto, dicevo, in due macrofasi. La prima di definizione di una policy e la seconda di costruzione di un modello di valutazione di impatti economico-finanziari nel medio e lungo periodo e dunque di un modello che sia di supporto alla pianificazione strategica. Vedete in basso a sinistra elaborazione climate change policy, cioè cosa abbiamo fatto per prima cosa. Nell'ambito del modello di enterprises management del nostro gruppo è previsto che per i top risk ed ora anche per i rischi emergenti sia predisposta una risk policy, ed è così anche per il climate change, l'abbiamo già fatto, che debba essere chiaramente applicata da tutte le società appartenenti al gruppo. Questo è vero per il top risk, dicevo, ma è altrettanto vero per rischi emergenti, ne cito due classici, il climate di cui stiamo discutendo, oltre al cyber risk. La Climate Change Risk Policy definisce il modello organizzativo, la governance adottata nel trattamento del rischio e la governance implementata per l'approvazione della policy e per le sue modifiche, che coinvolge il Consiglio di Amministrazione e la Capogruppo, il Comitato di Controllo Rischi e Sostenibilità di cui ci siamo dotati, Comitato Endoconsigliare del Consiglio di Amministrazione nel rispetto del codice di autodisciplina, il collegio sindacale coinvolto, l'amministratore delegato della capogruppo, il vicepresidente della capogruppo, per cui la governance vede coinvolti i vertici e così è previsto dalla nostra policy, che prevede altresì l'individuazione dei fattori di rischio fra rischi fisici acuti e cronici e rischi di transizione, l'individuazione delle strategie da adottare per il trattamento dei vari fattori di rischio in letteratura normalmente si parla di avoid strategy, di accettazione o di gestione del rischio, e chiaramente la gestione del rischio, la strategia che abbiamo deciso di intraprendere per questa tipologia di rischi, a partire dalla gestione operativa del rischio a quella contrattuale, anche assicurativa, come è stata richiamata ad esempio da Reale. La policy prevede lo svolgimento di un climate change risk assessment per i fattori di rischio, le strategie di mitigazione, il tutto declinato per ciascuna delle business unit che compongono delle business unit che compongono appunto la nostra industria. Noi siamo operativi in tutti i settori che riguardano appunto le utilities. Siccome non c'è reporting senza dati quantitativi, centrale il modello matematico che è oggetto del case study che stiamo sviluppando proprio in questi mesi, e venendo all'ambito di applicazioni mi preme rilevare come questo modello che stiamo costruendo non tratti solo i rischi acuti e rischi cronici e dunque i rischi fisici, ma tratti anche e soprattutto i rischi di transizione che, come chiamavo prima, per un settore come il nostro sono assolutamente rilevanti e dunque vanno inclusi nel modello quantitativo. Ancora una slide per poi passare la parola a March Advisory, che ci sta supportando in questo processo, parlerà l'ingegner Trombetta.
con questa slide mi preme sottolineare come l'approccio al climate change risk per nostra scelta sia multidisciplinare ad alto commitment. Vedete il modello organizzativo per la gestione del rischio del climate change, vedete che sono coinvolti in termini di risk owner i direttori delle business unit e i direttori di primo livello, cioè i primi riporti dei tre organi delegati, amministratore delegato, presidente e vicepresidente della capogruppo, sono coinvolti come risk owner, proprio perché viviamo la gestione del rischio climate come un tema di management, per cui è evidente il coinvolgimento da parte loro. È un coinvolgimento, adesso per ragioni di tempo vado rapido per dire che cosa, che in questo ciclo che vedete di attraverso queste sei rappresentazioni grafiche sono coinvolti anche i colleghi di Corporate Social Responsibility come noi del Risk Management, entrambe sono direzioni di capogruppo che riportano appunto agli organi delegati, come dicevo prima. Si sono coinvolti i colleghi di Corporate Social Responsibility innanzitutto nella mappatura preliminare insieme ai risk owner di quelli che sono i rischi da considerare, dopodiché insieme a loro, dopo aver ricevuto gli input dai risk owner in termini di elementi quantitativi necessari per elaborare il modello, dicevo, insieme ai colleghi Corporate Social Responsibility, noi come Risk Management ci occupiamo del running del modello per poi restituire gli elementi in termini di impatti economico-finanziari, oltre che anche elementi comunque di natura qualitativa, ai risk owner, cioè a chi ha le leve lato management per adeguare la propria strategia e mitigare i rischi e coglierne le opportunità. Passo appunto la parola all'ingegner Trombetta, il Marsh Advisory, che vi rappresenterà più nel dettaglio questo modello. Grazie. Grazie mille Fabrizio. Allora, andiamo un po' più nel dettaglio adesso del modello di valutazione matematico dei rischi da cambiamento climatico che è stato definito per IREN. In generale vi spendo qualche parola per illustrarvi la metodologia che è stata seguita, per poi diciamo rappresentarvi un primo caso pratico di applicazione, una prima simulazione che è stata fatta appunto su un asset di IREN. Allora, a livello metodologico, diciamo, il modello prevede tre livelli di approfondimento successivi in linea con diciamo le indicazioni del TCFD, quindi anche diciamo, il modello di valutazione segue quel tipo di raccomandazioni, così come dal quarto obiettivo che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione. Quindi abbiamo un primo livello con il quale viene svolto e poi periodicamente aggiornato dal punto di vista qualitativo un risk assessment che va ad identificare tutti i rischi da cambiamento climatico, siano essi fisici che da transizione, che hanno impatto sensibile per ciascuno degli asset rilevanti del gruppo IREN o in generale diciamo per ciascuno dei servizi forniti dal gruppo IREN verso il mercato. Ecco, una volta individuato quindi il basket di rischi da dare in pasto poi al modello di quantificazione, si procede al livello 2 con il quale andiamo invece a selezionare lo scenario climatico di riferimento. L'obiettivo del livello 2 è quello di tirar fuori la variazione attesa dei parametri climatici che ci interessano. Pensiamo ad esempio alla temperatura media globale piuttosto che il grado di ventosità e di piovosità in un determinato territorio, e questa variazione la vogliamo calcolare nel territorio di riferimento che ci interessa. Nel caso di specie, quindi, il territorio specifico dove insiste l'asset che stiamo analizzando, ovvero dove insiste la popolazione di riferimento che fruisce di quel determinato servizio. Una volta diciamo stabilito anche qual è lo scenario climatico che vogliamo testare, procediamo alla vera e propria quantificazione. Ecco, con il livello 3 quello che facciamo è andare da un lato a quantificare diciamo l'impatto che ciascuno degli scenari di rischio rilevati a livello 1 nello scenario climatico definito a livello 2 diciamo cagiona sull'asset in analisi, e quindi diciamo quello che rileviamo è proprio la variazione di EBITDA dovuto all'impatto dei rischi nello scenario simulato. Dall'altro il modello poi consente, ed è questo poi la parte più interessante del modello, di simulare anche il beneficio delle strategie evolutive di gestione dell'asset. Quindi da un lato ho gli impatti attesi, dall'altro riesco a simulare in maniera preventiva quale sarà il beneficio delle ulteriori strategie di gestione che vado a definire. Ovviamente in questa terza parte non diamo in pasto al modello soltanto
gli scenari di rischio e lo scenario climatico, ma anche, diciamo, tutti i dati di attuale funzionamento dell'asset, quindi efficienza, produttività, marginalità, e tutte le variabili che poi servono a contestualizzare anche gli scenari da transizione, quindi variabili socio-economiche, macropolitiche, attese nello scenario di riferimento. Ecco, il tutto ci consente poi di andare a posizionare l'asset sia nello scenario attuale, quindi al 2021, sia negli anni di simulazione, e vedrete che per il caso di specie abbiamo simulato l'anno 2030 e 2040, ecco, ci consente di posizionare l'asset all'interno di questa matrice che abbiamo chiamato matrice di indirizzo strategico per la gestione dell'asset o della tecnologia o del servizio in base alla simulazione che vogliamo ottenere. Questo perché in base al posizionamento dell'asset sulla matrice, la matrice ci suggerisce qual è la strategia ottimale di gestione di quell'asset. Quindi vedete, sull'asse delle X vado a fare un confronto tra l'offerta che IREN è in grado di garantire o sarà in grado di garantire all'anno di analisi di quella determinata tipologia di servizio, confrontata rispetto al fabbisogno locale della popolazione di quella tipologia di servizio. Sull'asse delle Y invece abbiamo la marginalità. La marginalità che riporta come break even point il levelized cost of energy, che si diceva appunto essere, diciamo, nel complesso a vita intera il costo unitario per la produzione di una singola unità di servizio, nella fattispecie per una singola quantità di energia. E quindi, se mi trovo nella parte superiore del grafico, avrò una marginalità positiva e in base poi al posizionamento rispetto all'asse X andrò a decidere se vale la pena continuare ad investire, quindi espandere la produttività di quell'asset o duplicare l'asset perché quella tecnologia ha ancora volume per generare marginalità per l'azienda, piuttosto che devo andare a ridurre la mia produzione perché sono sovraesposto rispetto all'effettiva domanda. Viceversa, diciamo, nella parte bassa del grafico, ecco, c'è un primo input che deve andare verso la riduzione dei costi. Addirittura in basso a destra, una delle strategie suggerite può essere quella di uscire da quella tecnologia, uscire da quell'asset, in quanto è sia sproporzionata rispetto alla domanda, ma soprattutto è a marginalità negativa. Ecco, tutto questo appunto ci consente in prima istanza di posizionare allo status attuale, diciamo, il range di funzionamento dell'asset. L'obiettivo chiaramente è di entrare all'interno della zona ottimale indicata nella parte di sinistra. Ovviamente poi vado a simulare i posizionamenti agli anni di scenario, quindi al 2030, al 2040, ma diciamo così poi ho la possibilità di simulare anche il beneficio da un lato delle opportunità generate dal climate change, quindi soprattutto per quanto riguarda chiaramente le opportunità derivanti dalla transizione green, e ovviamente il beneficio atteso dalle strategie evolutive di gestione dell'asset. Pensiamo ad interventi di revamping che vanno a migliorare l'efficienza di funzionamento dell'impianto, piuttosto che vadano ad aumentare la produttività dell'impianto stesso. Quindi, diciamo, nel suo complesso il modello mi consente di prendere delle decisioni consapevoli con anticipo di quelle che sono le strategie da includere all'interno del piano industriale per la gestione complessivamente di tutta l'azienda, perché poi, diciamo, il modello è inclusivo di tutte le tipologie di business svolte dal gruppo IREN. Ecco, entrando più nel dettaglio adesso nel lavoro che è stato svolto, qui viene rappresentato ad alto livello, chiaramente, in maniera schematica, quello che è stato l'esito del livello 1. Quindi qui vedete rappresentate per ciascuna BU quelli che sono i fattori di rischio, sia fisici che poi da transizione, che possono impattare ciascuna BU, ma più nel dettaglio poi ciascuna tipologia di impianto o servizio gestito dal gruppo IREN. Ora, oggetto della nostra simulazione, diciamo, è uno dei termovalorizzatori del gruppo INER, per il quale è stato simulato in maniera semplificata il rischio di introduzione di tassazione di CO2. A questo punto lascio la parola al collega Giuseppe Diglio, che ci illustrerà più nel dettaglio gli esiti della simulazione. In questo particolare caso mostriamo un esempio di applicazione del modello di cui si sta dotando il gruppo IREN. L'esempio appunto è tarato su un impianto waste to energy. In particolare ci siamo concentrati
l'esempio è concentrato su un rischio da transizione energetica, come in particolar modo un rischio normativo dovuto all'introduzione di una vera e propria tassazione delle emissioni di CO2, rischio che attualmente chiaramente non è presente per questo tipo di asset, perché non è sottoposto a tassazione di CO2 in quanto non presente in Italia, né soggetto nemmeno all'emission trade scheme, quindi in realtà si tratta di un vero e proprio rischio emergente. Quello che vedremo nella slide successiva è la simulazione di le performance finanziarie di questo asset in uno scenario che è stato definito a 2 gradi centigradi, perché prende in riferimento un aumento di 2 gradi centigradi della temperatura media globale rispetto ai livelli preindustriali entro la fine del secolo, e questo scenario è stato costruito considerando quello che viene suggerito dall'International Energy Agency, in particolar modo lo scenario IEA 450 definito dall'International Energy Agency. Questo è uno scenario nel quale per raggiungere l'obiettivo di contenere l'aumento di temperatura entro i 2 gradi centigradi entro la fine del secolo, le politiche governative sono molto stringenti verso gli impianti che impattano dal punto di vista ambientale, quindi la tassazione delle emissioni di CO2 è molto forte, si arriva ad un valore di circa 140 euro a tonnellata di CO2 emessa ed è applicata in maniera uniforme a tutti gli impianti, quindi viene introdotta anche nel caso degli impianti waste to energy. È uno scenario nel quale però si inquadrano anche delle opportunità per questo tipo di impianto, perché quando parliamo di transizione energetica dobbiamo guardare anche le opportunità. È uno scenario in cui i waste to energy sono la colonna portante della gestione dei rifiuti e quindi vengono inquadrati in un prospetto più ampio di economia circolare. E per quegli impianti particolarmente virtuosi, in grado di emettere meno CO2 in atmosfera perché la catturano, ad oggi ci sono molte tecniche sperimentali ma anche già pronte per l'uso di cattura della CO2, ecco, per quegli impianti che sono in grado appunto di mitigare il rischio di emissioni di CO2 si intravede invece l'opportunità di incentivare l'energia elettrica generata dalla termovalorizzazione dei rifiuti, proprio per incentivare l'utilizzo dei waste to energy al 2040 nello scenario a 2 gradi e ridurre il più possibile laddove è ancora presente il conferimento a discarica dei rifiuti. Quello che vediamo nella prossima slide è proprio la simulazione del rischio della tassazione di CO2 e dell'opportunità invece che si intravede per questo asset dell'introduzione di un'incentivazione. Per prima cosa andiamo ad analizzare l'effetto del rischio dell'introduzione della tassazione di CO2 sul levelized cost of energy. Per questo tipo di asset, che cos'è il levelized cost of energy? In generale è una metrica econometrica che permette di quantificare in qualche modo l'asset come se fosse, gestire l'asset come se fosse un flusso, come se generasse dei flussi di cassa lungo tutto l'arco della vita utile, in questo caso dei flussi di cassa in uscita, quindi in qualche modo in questo caso il levelized cost of energy viene in conto, considerando tutta la vita utile dell'asset, l'asset, dei costi capitali operativi per termovalorizzare i rifiuti, e viene espresso appunto come costo di gestione dell'asset per generare un megawattore di energia elettrica da termovalorizzazione dei rifiuti. Quindi è un break-even point di questo asset, perché tutti i ricavi che deriveranno dalla termovalorizzazione dei rifiuti, dalla vendita di energia elettrica e dalla vendita di energia termica dovranno essere superiori al levelized cost of energy. Quello che si vede è che rispetto allo stato attuale, nel 2030 e nel 2040, in questo scenario che abbiamo costruito, che abbiamo chiamato 2 gradi centigradi, che introduce la tassazione di CO2, porta a un aumento del levelized cost of energy. Chiaramente perché viene introdotta una tassazione che ad oggi non è presente. E questo ha un effetto chiaramente negativo a parità di ricavi sulla marginalità dell'asset, come possiamo vedere nella slide successiva, in cui per prima cosa abbiamo fatto la simulazione delle performance finanziarie dell'asset, e quindi abbiamo rapportato la marginalità dell'asset rispetto al servizio che offre nelle condizioni attuali al 2020. Il servizio che offre è riportato in basso, diciamo, sull'asse X di questa matrice, ed espresso come la capacità di trattamento massima dei rifiuti dell'impianto waste to energy rispetto a quelli che vengono generati nel territorio di riferimento, perché un altro parametro che tiene in considerazione il modello è quello di come varierà per questo tipo specifico di asset la produzione di rifiuti all'interno del territorio di riferimento, proprio per tenere in considerazione di quello che saranno poi anche tutte le politiche di gestione dei rifiuti, di riciclo dei rifiuti, di economia circolare zero waste che avverranno negli anni, e anche per tenere in considerazione la variazione merceologica dei rifiuti conferiti al termovalorizzatore, che in ultima analisi poi va chiaramente ad impattare le emissioni di CO2 di questo tipo di impianto, che sono strettamente legate alla composizione merceologica dei rifiuti. Quello che accade è che, se andiamo avanti con le simulazioni, si vede che al 2030 e poi al 2040, nello scenario costruito, la marginalità dell'asset decresce
proprio perché abbiamo detto viene introdotta una tassazione sulle emissioni di CO2 e l'asset si sposta un po' più verso sinistra, questo perché stanno aumentando i rifiuti prodotti all'interno del territorio di riferimento, perché nel territorio di riferimento al 2040 sta aumentando la ricchezza media pro capite, sta aumentando la dimensione media delle abitazioni, in generale il modello tenendo conto di tutti questi parametri mappa un aumento della produzione dei rifiuti. Però come detto questo è uno dei rischi a cui è esposto questo asset, in realtà avendo la possibilità di effettuare degli investimenti di cattura della CO2 si potrebbero intravedere anche degli opportunità che potrebbero derivare dall'introduzione invece di un premio per le energie elettriche messe in rete da termovalorizzazione dei rifiuti nel momento in cui questi asset vengono inquadrati all'interno di un contesto di economia circolare. Ecco, se viene introdotto questo tipo di incentivazione si vede che in realtà la marginalità dell'asset torna a risalire proprio perché l'incentivazione va parzialmente a mitigare il rischio dovuto dalle emissioni di CO2. Però l'asset si trova ancora molto spostato verso sinistra, quindi quello che ci sta dicendo il modello in questo caso è che si può effettuare un investimento per aumentare la capacità di trattamento dei rifiuti del termovalorizzatore, visto che vengono generati più rifiuti sul territorio di riferimento. E questo investimento riporta l'asset nella zona ottimale della matrice di posizionamento strategico. Ecco, applicato questo modello a tutti gli asset del gruppo IREN, sarà un modello strategico per permettere di mitigare tutti i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, cogliere soprattutto tutte le opportunità che deriveranno dalla transizione energetica, per operare tutti gli asset all'interno della zona ottimale di questa matrice. Ecco, quindi abbiamo visto in sintesi come il modello poi ci consente da un lato di calcolare l'impatto dei rischi, dall'altro di stimare anche i benefici dalle opportunità e i benefici delle strategie evolutive. Ecco, quindi facendo un'estrema sintesi poi un po' di tutto quello che abbiamo visto a partire dall'intervento di Fabrizio fino a finire poi al risultato delle simulazioni, in conclusione che cosa possiamo dire? Anzitutto che i rischi derivanti dal cambiamento climatico avranno un impatto considerevole già nel medio termine, quindi è opportuno sin da ora capire, stimare qual è la migliore strategia in termini di investimenti da adottare per la corretta gestione di questi asset, perché altrimenti poi sarà troppo tardi. Un'altra considerazione che possiamo fare è che i rischi del cambiamento climatico necessitano di un elevato commitment da parte di tutta la società. Questo, come avete visto, nel modello poi di risk policy, nell'attuale modello IREN sono coinvolte praticamente tutte le direzioni, le BU, e in qualche modo l'output poi di questo modello è al servizio del top management che deve poi definire il piano strategico. In ultimo, è necessario evolvere verso modelli quantitativi che possano oggettivamente, il più oggettivamente possibile, avvicinarsi agli scenari attesi e quindi supportare un decision making consapevole da parte del top management, perché questo poi è la chiave di tutto. Quindi avere un top management che è in grado in maniera sempre più consapevole e quantitativa di prendere le proprie decisioni farà la differenza tra le aziende che riusciranno a gestire bene il cambiamento climatico e invece le aziende che soccomberanno per effetto dei rischi generati dal cambiamento climatico. Grazie. Prima di lasciare i saluti al dottor Rambaldi, mi scuso, ci sarebbero delle domande, ma credo che avendo sforato ampiamente ed essendo ora di cena, non abbiamo modo di affrontarli. Sicuramente questi temi avrebbero richiesto per ogni relazione un intero seminario, noi li abbiamo trattati in modo molto rapido, speriamo di avere ulteriori occasioni per rincontrarci. Vi ringrazio molto e cedo la parola al dottor Rambaldi per i saluti conclusivi. Grazie. Grazie, io direi per quanto riguarda le domande, magari se le possiamo raccogliere e inviare per una risposta diretta all'interessato da parte dei singoli nostri Ottimo. Esperti, è una cosa che direi sarebbe positiva. Così come ricordo a tutti coloro che sono collegati che sul nostro gruppo LinkedIn sono già state inserite le presentazioni, ricordo che occorre aderire al gruppo per poterle vedere. Invece non sarà possibile caricarli sul nostro sito per problematica di pubblica amministrazione, dobbiamo vedere un attimo con Camera di Commercio come poter fare. Ringrazio veramente tutti i relatori perché è stato di un altissimo livello. C'è stata una parte teorica introduttiva
molto importante, ma devo dire che poi le presentazioni che sono andate anche nelle realtà pratiche del mondo assicurativo, del mondo bancario, da ultimo di una multi-utility, hanno veramente dato il quadro di quel che è un rischio che tutte le imprese devono andare a valutare per poter avere una propria analisi del quadro futuro. Non basta più fare solo un'analisi economica, cercare di fare una previsione di quelli che possono essere i futuri economici, i futuri finanziari. Occorre anche fare un'analisi di quelli che saranno i rischi futuri che possono derivare dai cambiamenti climatici. Veramente un ringraziamento di fondo, e devo dire che sono molto felice che sia stata fatta questa analisi oggi, perché ritengo che i temi trattati hanno dimostrato come e sono importantissimi per le imprese i temi che oggi abbiamo visto. Un ringraziamento a tutti i relatori e un ringraziamento a tutti i partecipanti, e una buona serata a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie. Buonasera, grazie a voi. Arrivederci. Grazie, buona serata.